Ciao a tutti, dovremmo essere online, vi vedo 9 spettatori, c'è un attimo di lag tra quello che vediamo e quello che in effetti sta succedendo di qua. È il nostro primo streaming con un workshop, per cui insomma se ci saranno, spero di no, degli inconvenienti tecnici. Aspettateci, vedo che ci salutano Francesco Napoleoni, Davide Romboli. Ciao a tutti. Allora, prima di presentarvi il docente Nicolò, che è già in attesa, vi dico che se avete delle domande da fare a lui durante il workshop, potete scriverle nella chat di YouTube. Noi da qua possiamo vederle, possiamo rispondervi. Detto questo, nel frattempo vedo che aumentano. Come si dice, gli studenti al nostro workshop. Vi do il benvenuto. Per chi non mi conoscesse, io sono Francesco e sono l'organizzatore del Soundmeet, che è questa fiera di strumenti musicali che si svolge tutti gli anni a Torino. Speriamo di tornare con l'evento fisico questo inverno a novembre, il 13 e 14 novembre. Sicuramente potete seguirci tramite il nostro canale YouTube perché stiamo anche preparando dei contenuti nuovi e potete iniziare a vedere qualcosina che riguarda l'evento sul nostro sito soundmeet.com. Detto questo, io lascio subito lo spazio a Niccolò che faccio entrare. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Mi Ciao. sentite? Allora, Mi senti bene? io sì, perfetto, dovrebbe essere anche ok lo streaming. Io ho 4 monitor e tengo d'occhio un po' tutto. Direi che puoi cominciare la tua presentazione, io ti lascio e vi ricordo di nuovo, se avete delle domande potete scrivercele nei commenti e possiamo rispondere più o meno al volo. Ci saranno anche dei momenti di pausa in cui potremmo magari prenderci un caffè e quindi lascio la parola a Nicolò. Vai, grazie. Allora, buongiorno a tutti. E iniziamo la nostra presentazione. Dovreste riuscire a vedere il mio schermo. Eccoci qua. Allora, benvenuti a tutti, innanzitutto. Questo evento si chiama Square Dreams as Fair, che è un'iniziativa che faccio per promuovere l'utilizzo di software CAD open source. E benvenuti a tutti, ovviamente. E iniziamo. Allora, innanzitutto mi presento. Io mi chiamo Nicolò Merendino, ma lavoro con uno pseudonimo che è Chi ha ucciso il Conte. E sono un designer specializzato nello sviluppo di strumenti musicali elettronici. Qui vediamo 3 esempi di lavori che fa ho fatto e sto facendo. E se volete più informazioni su di me, potete visitare il mio sito che è chiocciselconte.eu. Diciamo che il mio lavoro, come dicevo prima, io sono un designer che lavora per artisti. E il mio lavoro sostanzialmente è quello di prendere delle breadboard rattoppate con lo scotch e trasformarle in interfacce tangibili, utilizzabili in maniera efficiente, diciamo. O in linea comunque con i desideri e con i bisogni degli artisti che mi commissionano i vari lavori che faccio. Questo che vediamo però è uno strumento che ho fatto io come ricerca personale. E diciamo che uno dei miei marchi di fabbrica, che porto avanti come professionista ma anche come individuo, è quello di utilizzare solamente software open source. E questo è un piccolo zoom sullo strumento. E gli strumenti open source, ovviamente, al pari degli strumenti proprietari, ci consentono di progettare ogni aspetto di uno strumento elettronico. Vale a dire scocche, circuiti, in questo caso elementi in legno che possono far parte del nostro strumento. E diciamo che la tecnica che ho utilizzato si basa sull'utilizzo di 3 software principali: KiCad per i circuiti, Inkscape per le grafiche vettoriali e FreeCAD per il 3D. Oggi approfondiremo proprio questo qui, infatti. E tutto ciò ovviamente dà come output materiali file che sono necessari per accedere a strutture come FabLab per Makerspaces. Più avanti l'andremo a approfondire anche questo tema dopo il workshop.
E vabbè, ora volevo farvi vedere un po' un excursus sulle varie cose che sviluppo generalmente, quindi vediamo come appunto KiCad può essere un software molto utile per lo sviluppo di circuiti elettronici, FreeCAD, che è quello che vedremo oggi, ci aiuta a progettare scocche e altri elementi da poter realizzare poi con la stampa 3D o con la fresatura a controllo numerico. Questi software possono interagire l'uno con l'altro così da creare circuiti che rientrino perfettamente nei progetti che sviluppiamo. Inkscape, possiamo utilizzarlo per aggiungere dettagli grafici interessanti negli strumenti che facciamo. In questo caso l'ho utilizzato per costruire, diciamo, per arricchire un po' visivamente la scocca superiore del controller che ho mostrato. Può servire anche ovviamente per aggiungere grafiche all'interno dei circuiti, che poi ovviamente vengono assemblati e che poi, diciamo, costituiscono uno strumento. Oggi però ci occupiamo di una cosa molto più semplice di ciò che ho mostrato finora, vale a dire la modellazione di quello che secondo me, ma penso sia una visione abbastanza condivisibile, è un po' la più basica forma di interfaccia tangibile che abbiamo nella musica elettronica, vale a dire una knob. Come lo faremo? Lo faremo utilizzando un software che si chiama FreeCAD. Bam! E adesso inizia il nostro workshop, infatti, dopo questa introduzione. No, questo volevo farvelo vedere dopo. Allora, vedete ancora il mio schermo, giusto? Ora dovrei essere tornato alla pagina, così, e vediamo FreeCAD. Do per scontato che tutti voi abbiate già installato FreeCAD e che vi troviate sostanzialmente qui, in questa situazione. Appena aperto FreeCAD, se non avete giocato con le preferenze e le impostazioni del programma, dovreste trovarvi in una situazione come questa. Come si presenta FreeCAD? FreeCAD è un software di modellazione 3D simile a Fusion 360, CATIA, Inventor dell'Autodesk, SolidWorks, fa parte un po' di questa famiglia, che sono modellatori 3D parametrici basati su curva, cosiddetti. E FreeCAD sostanzialmente è diviso in famiglie di comandi, questo per facilitare l'utilizzo. Queste famiglie di comandi si trovano qui. Come possiamo vedere, se io clicco su Start, possiamo accedere a una serie di opzioni, e ognuna delle quali presenta, insomma, contiene tutta una serie di comandi per fare ovviamente cose diverse. In questo caso, in questo workshop che è molto basico, utilizzeremo una workbench che si chiama PartDesign. E adesso piano piano ovviamente andremo a vedere tutto. Dunque, come iniziamo il nostro lavoro? Andiamo su File e andiamo su Nuovo. Nel momento in cui vado su Nuovo e vado su PartDesign, ovviamente la nostra interfaccia visiva cambia, perché sostanzialmente è quando iniziamo a entrare nel vivo del nostro lavoro. E diamo un attimo un'occhiata al nostro layout. Diciamo, il layout è suddiviso sostanzialmente in tre parti. Uno, che è la scena che visualizza costantemente il modello su cui stiamo lavorando. Qui a sinistra vediamo una serie di opzioni. Di default dovreste avere questa finestrella chiamata Combo View, che sostanzialmente è divisa in due parti, Model e Tasks. Il Model sostanzialmente è un'area in cui possiamo visualizzare il cosiddetto albero di costruzione. Un attimo che per sbaglio ho due file aperti. L'albero di costruzione non è altro se non una lista di tutti i comandi che abbiamo effettuato nella realizzazione del nostro modello. Possiamo definirla un po' una timeline, all'interno della quale possiamo navigare per modellare ed editare il nostro modello. Sempre nella combo abbiamo un'altra
un'altra tab chiamata task e che sostanzialmente ci dà un po' le opzioni che possiamo, i comandi che possiamo avviare e utilizzare nel corrente stato. In questo momento non ho niente, quindi sostanzialmente ci sono due cose che posso fare, o creare un corpo o creare uno sketch. Ma vabbè, adesso lo vedremo più avanti. Altre cose, altri elementi che troviamo nella nostra, nel nostro layout, cosa abbiamo? Abbiamo in cima tutta una serie di comandi. Questi sono i comandi inerenti alla workbench all'interno della quale stiamo lavorando. Ora siamo nella part design. Se adesso apro questo menu a tendina e ad esempio vado su parte e basta, che è un altro, un'altra diciamo, famiglia di comandi, un'altra workbench si chiama, chiaramente queste icone cambiano. Prendiamo e usiamo part design. Questi comandi ovviamente li andremo a vedere piano piano nel corso del workshop. Ovviamente non si muove più il mio mouse. Mi sentite? Eccomi. Sei rimasto frizzato? Vediamo un po' così. Ci sei tu? Abbiamo perso Nicolò. Nick, ci sei? Abbiamo un messaggio. Vediamo se... Ok, Nicolò si sta ricollegando. Dovrebbe... Eccolo. Eccomi qua. Scusatemi, mi ha crashato il computer. Ok, perfetto. Visto usare software open source, ma no, scherzo. Una casualità, dai, una casualità. Esatto, non succede quasi mai. Ti rimetto la tua schermata, allora. Ok, sì. Dai, io nel frattempo esco. Ok. Ok, scusate ragazzi, mi è crashato il computer. E... Ok, ora dovreste essere in grado di vedere nuovamente. Allora, dove eravamo rimasti? Abbiamo menzionato le workbench, abbiamo menzionato le icone in cima allo schermo, abbiamo menzionato la combo view, e già abbiamo qui un cubo che ci aiuta nella navigazione, ma questo lo vedremo un po' più avanti. In cima, sopra le icone, abbiamo questi altri comandi, che sostanzialmente ci aiutano anch'essi nella navigazione, cosa che è un po' complicata da mostrare in questo momento, ma più avanti la vedremo. Vedrete che queste sono cose che, insomma, man mano che andiamo avanti vi sembreranno sempre più ovvie. E inoltre, vabbè, ovviamente, come tutti i software, in cima abbiamo tutto il nostro menu a tendina, dove abbiamo un po' tutte le varie funzioni del programma. Da notare, oltre a file nuovo che abbiamo utilizzato prima, utilizzeremo ovviamente il menu par design. Da notare che queste icone che qui vediamo come delle icone grafiche sono anche accessibili attraverso questo menu a tendina par design. Quindi le prime volte che utilizzeremo i comandi lo utilizzerò dal menu a tendina, per il semplice fatto che mentre questi menu, come potete vedere, sono editabili, nel senso che posso cambiarli trascinando questa barra. Il menu a tendina così rimane sempre lo stesso, quindi facciamo così, i primi comandi li utilizzerò dal menu a tendina. Man mano che andiamo avanti e che magari anche voi diventate un minimo familiari con la vostra interfaccia grafica, cliccheremo questi programmi qua. Questi, scusate, non questi programmi, questi comandi qua. Dunque,
Torniamo un attimo alla nostra. Alla nostra knob. Un attimo che riapro la presentazione che prima ovviamente mi ha crashato tutto. Allora, la nostra knob, ovviamente, sostanzialmente, la cosa più importante da fare quando pensiamo a un volume, è sostanzialmente, quali sono le geometrie che compongono questo volume e, come suggerire al software, ovviamente, come generare volumi anche abbastanza complicati. Nel caso della knob, sostanzialmente la knob è un possiamo dire in maniera molto banale, ovviamente è molto riduttivo, ma una knob altro non è se non un cilindro molto particolare con delle insenature, con un buco per la vite, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente quello che facciamo è partiremo facendo un cilindro. Quindi facciamo così, iniziamo con la modellazione del nostro oggetto e prima di fare ciò facciamo due piccole cose. La prima è cliccare con il destro, andiamo su Navigation Style e clicchiamo su Blender. Il Navigation Style è sostanzialmente la maniera con cui navighiamo all'interno del nostro spazio tridimensionale. Io utilizzo Blender perché è il mio preferito, molto, molto semplicemente. Abbiamo altre opzioni. Quello che suggerisco durante i workshop generalmente è di selezionare lo stesso metodo di navigazione che ho io, come anche ho suggerito di portare un mouse. Perché questo? Perché in questa maniera, soprattutto visto il fatto che siamo a distanza, diventa più semplice per tutti quanti essere sintonizzati sulla stessa maniera di lavorare. Ovviamente se ognuno ha un hardware, trackpad o quant'altro differente, un metodo di navigazione differente, diventa un po' complicato essere tutti quanti, diciamo, sintonizzati sulla stessa pagina. Oop, mi si è aperto il coso. Comunque, andiamo avanti. E la prima cosa da fare, come dicevo, è quello di generare un cilindro. Nel momento in cui io genero un cilindro, un attimo, voglio fare una cosa. Scusate, per avere un feedback maggiore voglio collegarmi nuovamente al sito dell'evento, se mi assiste. Ciao! Ok. Mi sentite e vedete, giusto? Sono. Ok. Continuate a vedere il mio schermo, giusto? Ok, perfetto. Dunque, andiamo avanti con il workshop. Allora, la prima cosa da fare è quella di. Beh, un attimo che ho del riverbero, probabilmente dovuto al fatto che ho lo streaming aperto. C'ho questo. Ok, allora andiamo avanti. Ok, siamo qui nel nostro layout, pagina bianca. La prima cosa da fare è cliccare su Create Body. Cos'è un body? Un body molto semplicemente è un corpo, come dice la parola stessa, che andiamo a progettare. Se clicchiamo qui, Create Body, e andiamo su Model, abbiamo qui un elemento dove prima era vuoto, chiamato appunto body. Ora, il body esiste, diciamo, matematicamente parlando esiste, ma è ancora vuoto. La prima cosa da fare per generare il nostro cilindro è quello di disegnare uno sketch. Cos'è uno sketch? È una figura bidimensionale
un elemento geometrico bidimensionale che poi utilizzeremo per generare il nostro modello tridimensionale. Andiamo su Part Design e no, andiamo qui sopra, non l'ho trovato all'interno del blu tendina. Comunque la seconda icona dopo Body è uno sketch. Quando clicchiamo su Sketch, compaiono queste strane cose. Cosa sono queste strane cose? Sono sostanzialmente i tre piani dello spazio all'interno dei quali, anzi sui quali, possiamo andare a disegnare i nostri elementi bidimensionali. Nel nostro caso, per fare il cilindro, cosa faremo? Disegneremo un cerchio, una circonferenza, e poi utilizzeremo un condo per estruderla e tramutarla in un cilindro. Per cui il cerchio che andremo a disegnare si andrà a mettere sul piano XY. Vale a dire il piano orizzontale. Clicchiamo su questo, diciamo ok, la telecamera in automatico si troverà in maniera perpendicolare rispetto al piano sul quale stiamo disegnando. E siccome prima ho menzionato il cubo, la navigazione tridimensionale, vediamo che il cubo a questo punto non è più un cubo, ma un quadro, sostanzialmente, un quadrato, anzi non un quadro, rivolto verso di noi. Se vogliamo navigare all'interno dello spazio, dando per buono che utilizziamo la navigazione su Blender e un mouse, clicchiamo il tasto centrale, cioè la rotellina, credo che si sia di nuovo frizzato. Vediamo un attimo se si recupera. È il bello della diretta, adesso sta ritornando. Scusate, non so perché mi è crashato di nuovo il Di computer. nuovo. Calcolo, il computer nuovo, sono le prime volte che lo utilizzo, mannaggia la miseria. Comunque, eccomi qua. Ora sto di nuovo facendo share screen. Rifaccio nuovo. Mi trovo ancora dove ero prima. Allora, stavo dicendo che appunto nel momento in cui iniziamo a disegnare, ci troviamo paralleli a dove stiamo disegnando, molto semplicemente. Notiamo anche che tutti i nostri comandi non sono più quelli del part design, ma che automaticamente la nostra workbench si trasforma in un'altra che si chiama Sketcher. Come abbiamo detto, le workbench sono delle famiglie di comandi e quindi la famiglia degli Sketcher sostanzialmente contiene tutti i nostri comandi per il disegno bidimensionale. Clicchiamo su Sketch Geometries, Create Circle o Crea Cerchio. Ah, un'altra cosa che forse dovevo menzionare prima, che io utilizzo il software in inglese, forse voi l'avrete in italiano, ma nonostante ciò
la posizione dei comandi che utilizzeremo sarà la stessa, quindi magari cercate di starmi appresso anche se il vostro software in italiano. Ok, a questo punto, come possiamo vedere, accanto al mio cursore, che è diventato a forma di croce, c'è una piccola icona cerchio, che è la stessa che troviamo nel nostro menu superiore, qui. Che facciamo a questo punto? Notiamo che nel momento in cui mi avvicino a queste due linee, che sono l'asse orizzontale, l'asse X e l'asse Y del nostro piano di costruzione, se vado sopra col cursore diventano gialle. Cosa significa questa cosa? Che se io sono qui sopra e clicco col tasto sinistro e poi disegno il mio cerchio, accanto al centro del cerchio compare questa piccola iconcina. Questa piccola iconcina, che è una piccola curva con un punto sopra, indica il fatto che questo punto, vale a dire il centro del nostro cerchio, è indissolubilmente poggiato sulla nostra asse verticale, sulla nostra linea Y. Ora cancello il cerchio che ho disegnato e vi mostro che la stessa cosa non vale solo per le linee, ma anche per i punti, vale a dire questo qui, su cui sono adesso, e che rappresenta l'origine del nostro piano. Cosa facciamo? Andiamo su Sketch Geometries, Create Circle, clicchiamo al centro, clicchiamo nel momento in cui il centro del piano diventa giallo, e disegniamo il nostro cerchio. Ora, notiamo che, una volta che ho fatto questo, se io clicco col sinistro e muovo la circonferenza del cerchio, posso muoverla. Se invece vado qui e cerco di muovermi su e giù, il cerchio non si muoverà. Questo perché il centro del cerchio è fissato con il centro del piano su cui stiamo lavorando. Notiamo inoltre che sulla sinistra del nostro schermo, nella tab Task, esiste questo menu chiamato Constraints. Le Constraints è il nome dei vincoli che i nostri elementi geometrici hanno. Nel nostro caso abbiamo questo tipo di constraint, che è una constraint che si chiama una coincidenza, e che vede il nostro cerchio ancorato, diciamo, al centro del nostro piano. Ora, ovviamente noi abbiamo bisogno di dare una dimensione al nostro knob, al nostro cilindro di base. Come facciamo a fare ciò? Clicchiamo sulla circonferenza, andiamo su Sketch, clicchiamo su Sketcher Constraints, vediamo che ritorna il termine Constraints, e andiamo su Constraint Radius or Weight. Clicchiamo e compare questa finestra, con su scritto Change Radius e con una finestra che ovviamente ci dice radius, cioè raggio, due punti, 1,71 mm. La nostra knob ha bisogno di un raggio di 12,5 mm. Quindi quello che faccio è scrivo 12,5, gli dico ok, e vediamo che adesso, oltre alla constraint del centro del cerchio ancorato col centro dello spazio su cui stiamo disegnando, anche un'altra constraint che è il raggio. Ok? Notiamo inoltre che il nostro cerchio è diventato verde. Perché è diventato verde? Perché sostanzialmente siamo giunti in un punto in cui gli elementi geometrici che abbiamo disegnato sono completi al 100%. Vale a dire che sostanzialmente il software ha tutto ciò che serve per completare un elemento geometrico. Facciamo un esempio, andiamo più a fondo in questa definizione. Se io adesso, diciamo che un cerchio non può avere che una posizione del punto e un raggio. Se io, per esempio, clicco di nuovo sul mio cerchio e cerco di dargli ancora il raggio, questa volta lo faccio attraverso il menu superiore, lui mi darà un errore. Perché? Perché questa constraint è invalida. E perché è invalida? Perché lui sostanzialmente questa informazione ce l'ha già.
Una cosa che non piace, tra virgolette, non piace al nostro software, quando mi si apre l'errore, si apre questa finestra qui che non ci serve, la chiudo, è una cosiddetta ridondanza di informazioni. Ora, in questo caso, per avere una ridondanza di informazioni non dobbiamo fare altro che dare due volte lo stesso comando, ma esistono situazioni in cui altri comandi possono creare una ridondanza rispetto ai comandi che già abbiamo nello sketch. Però vabbè, questa è una cosa un po' più approfondita che vediamo un'altra volta, vediamo insomma magari in un workshop un po' più avanzato. Chiudiamo e vediamo che adesso nel nostro spazio tridimensionale c'è il nostro, la nostra circonferenza. Diciamo che ora rispetto a prima, lo vediamo anche dal cubo, non ci troviamo più in questa situazione in cui il nostro cerchio appare come un cerchio, bensì appare come un'assonometria. Se io adesso clicco in una di queste icone qui nella parte superiore del software, posso cliccare se adottare una vista superiore, vista laterale, che ovviamente nel caso di un cerchio sarà una linea, un segmento, e così via. Adesso, quello che facciamo è ripetiamo questa cosa un po' più rapidamente. Questo workshop, una cosa che anche forse dovevo menzionare prima, se non mi fossi impanicato visto che mi è crashato il computer, è che sostanzialmente questo workshop funzionerà in questa maniera. Facciamo così, io prima vi do una spiegazione, e voi ascoltate la spiegazione, non fatelo sul vostro computer, sennò poi vi distraete e non state a sentire bene tutto ciò che ho da dirvi. Poi cancello tutto ciò che ho fatto e lo ripetiamo insieme, ok? Quindi adesso io ho cliccato il mio body e spingo canc, e il mio body, il mio corpo, si cancella. Quindi ripetiamo tutto quanto insieme, però questa volta non mi dilungherò in spiegazioni. Andiamo su Par Design, Create Body, oppure clicchiamo qui nel menu, nella prima icona, nella terza riga sulla sinistra. Abbiamo il nostro body. Clicchiamo il comando successivo, che è Create a New Sketch. Clicchiamo sul piano dove vogliamo disegnare il nostro cilindro di base, vale a dire il piano orizzontale, XY. Possiamo cliccarlo così, andandoci sopra. Gli diamo l'ok, e così, come ricorderete, la visuale tornerà perpendicolare al piano su cui costruiamo il nostro cerchio. Andiamo su Sketch, Sketch Geometries, Create Circle. Ci assicuriamo di cliccare col tasto sinistro solamente nel momento in cui il centro del piano si illumina, diventa giallo. Clicchiamo, ci fermiamo in un punto casuale, magari scrolliamo un po' indietro per evitare che quando diamo il raggio ci troviamo in una situazione in cui il cerchio è troppo grande e non riusciamo a inquadrarlo con la nostra camera. Camera, tra l'altro, con cui possiamo zoomare avanti e indietro utilizzando lo scroll. Mentre per fare il comando pan, schiacciamo Shift, di nuovo schiacciamo nuovamente lo scroll, e così possiamo fare un pan. Questo ovviamente sempre se utilizzate la stessa stile di navigazione che sto usando io, cioè il Blender Navigation Style. Comunque, tornando a noi, clicchiamo sulla nostra circonferenza, andiamo su Sketch, Sketcher Constraints, Radius or Weight, oppure possiamo cliccare anche su quest'icona qui, e diamo il nostro raggio, che è di 12,6. Ok? Se succede come succede a me, che appunto date il comando e vi sparisce il cerchio, probabilmente non vi è sparito il cerchio, ma semplicemente il cerchio non entra più nella vostra telecamera, nella visuale, insomma, che state utilizzando. Un'altra cosa che può essere interessante da dire è che quando io do qui il mio comando, nel mio caso, ecco, ho svelato il mistero, ecco perché è così grande, perché gli ho dato 126. A seconda di come il vostro sistema è impostato, se sul sistema europeo o americano, dovete scrivere 12,6 o 12,6.
io, per tornare al discorso che ho un computer nuovo che sto usando per le prime volte, ero abituato a spingere virgola, adesso invece devo scrivere punto, poi cambierò le impostazioni. Comunque, se spingo 12.6, voilà, il mio cerchio avrà un raggio di 12.6. E non solo, ma qui il cerchio è diventato verde e qui mi dice che questo è un fully constrained sketch. Fatto ciò, clicchiamo close. Perfetto. Ora, mi auguro che tutti voi siate insomma in questa posizione qua, e torniamo a vedere la presentazione di prima, che si deve riaprire. Torniamo a vedere la nostra knob, com'è fatta. Il prossimo step che facciamo della nostra knob è creare queste insenature che servono a creare un maggiore attrito. E ovviamente generiamo anche il nostro cilindro. Clicchiamo su Sketch. A questo punto, nel momento in cui... Adesso ritorniamo qui dentro lo Sketch. Nel momento in cui scrivo Close, anzi dico Close, tornerò alla schermata di prima con questo set di icone qui, che sono le icone del Par Design. Questo perché in automatico siamo ritornati dallo Sketcher Workbench al Par Design Workbench. Come potete vedere, tramite questo menu a tendina possiamo navigare attraverso i vari workbench. Vabbè. Torniamo qui. Dobbiamo estrudere il nostro cilindro. Cioè dobbiamo estrudere la nostra curva, la nostra circonferenza e generare così un cilindro. Come facciamo? Clicchiamo su Sketch, che adesso non possiamo più editare perché è diventato, come dire, un elemento chiuso, un elemento completo. Andiamo su Par Design, andiamo su Additive Feature e clicchiamo Pad. Pad è sostanzialmente il comando più basico che abbiamo e che serve a dare l'estrusione di una forma bidimensionale. Clicchiamo su Pad e come possiamo vedere il nostro cilindro inizia a navigare attraverso la terza dimensione, si estrude verso l'alto. Nel momento in cui vediamo però questo cilindro azzurro, il cilindro non è ancora completo. E notiamo anche che sulla sinistra dello schermo compare all'interno della tab Task tutta una serie di parametri, che sono sostanzialmente i parametri che ci servono per portare avanti la nostra estrusione. Ciò che usiamo noi, dal momento che il nostro è un comando molto basico, è Length, l'altezza, che modifichiamo da 10 a 15 mm. Clicchiamo OK, e voilà. Il software ha generato un cilindro. Se facciamo doppio clic, una cosa interessante di questo albero di costruzione è che ci dà in continuazione la possibilità di cambiare il nostro modello. Se io clicco due volte qui, guardate un po', mi si riapre il menu di editing dei parametri del nostro comando pad, su cui possiamo cambiare i vari parametri della nostra funzione. Per esempio, se io scrivo qua 12, poi gli dico OK, lui, guardate, si è un po' rimpicciolito. A noi però serve di 15, quindi rientro qui, gli ridò 15, gli dico OK, e lui, eccolo qua. Come l'altra volta, adesso cancello ciò che ho appena fatto, cioè il pad, così che mi ritrovo alla fine della cosa di prima e rifacciamo insieme questo procedimento. Allora, clicchiamo sullo sketch, come ho fatto prima, andiamo su Par Design, Additive Pad, gli diamo qui una dimensione di 15 mm e clicchiamo OK. Perfetto, spero che anche voi siate riusciti a fare questa operazione senza problemi. Andiamo avanti. Come accennavo prima, il prossimo step da fare nella redazione della nostra knob è quello di disegnare e sottrarre a questo lume principale le insenature, la texture che ci consente di grippare meglio la nostra knob e quindi di utilizzarla meglio durante una performance. Come facciamo? Per fare ciò, sostanzialmente utilizziamo un
comando che è esattamente l'opposto di quello che abbiamo utilizzato. Mentre prima abbiamo disegnato un cilindro, un cerchio, e l'abbiamo estruso per tramutarlo in un cilindro, questa volta disegneremo ancora un cerchio, ma utilizzeremo questo cerchio non per aggiungere volume, ma per sottrarne. Ora mostro una cosa che probabilmente è più facile da vedere che da spiegare a parole. Cosa facciamo? Andiamo a disegnare un nuovo sketch, questa volta non nello spazio infinito come abbiamo fatto prima, bensì sulla faccia, su una delle facce del cilindro che abbiamo precedentemente generato. Come faccio a fare questa cosa? Clicco sulla cima del mio cilindro, che diventerà verde nel momento in cui è selezionata. Clicco nuovamente Create a New Sketch. E come possiamo vedere, questa volta non mi ha chiesto, se ricorderete prima, nel momento in cui scrivo sketch, lui mi chiede su quale piano disegnare lo sketch. Questa volta invece non accade. Perché non accade? Perché se navighiamo, possiamo capire, guardando le due assi, che questo sketch, dal momento che ho dato il comando sketch, nel momento in cui la faccia superiore del cilindro era selezionata, viene automaticamente collocato sulla suddetta faccia, vale a dire in cima al nostro cilindro. Riattivo la top view qui, set top view, così da trovarmi nuovamente perpendicolarmente in maniera perpendicolare rispetto a dove sto disegnando. E cosa faccio? Disegno un altro cerchio, ma questa volta più piccolo. Clicco nuovamente qui, Geometry Create Circle, oppure clicco dal menu superiore il cerchio, clicco, diciamo, mi metto, ora diciamo, avendo dei riferimenti possiamo andare un po' a occhio sulla dimensione del cerchio che vogliamo, e lo piazzo qui nello spazio. Ora, come dicevo prima, se noi creiamo questo cerchio, quando una delle assi diventa gialla, lo creerà automaticamente su questa linea. Questa volta però non ho fatto così. Come potete vedere, io posso spostare, cliccando col tasto sinistro, sia il centro che il raggio di questo cerchio. Per dare le constraint, le costrizioni giuste al nostro elemento geometrico, posso anche utilizzare un'altra maniera e farlo a posteriori. Come posso fare? La prima cosa che facciamo è poggiare questo punto sull'asse Y. Cosa faccio? Seleziono un asse. Seleziono l'asse Y. Seleziono il centro del cerchio, cosa che posso fare cliccando col tasto sinistro, prima su uno e poi sull'altro. Non serve tenere Shift, Control, né niente. E poi clicchiamo Sketch. Sketcher Constraints. E scrivo constraint point onto object. Oppure, come forse riconoscerete l'icona, posso cliccare questa icona qui nel menu superiore. Adesso però utilizzeremo la constraint. Point onto object. E ora, come possiamo vedere, qui è comparsa l'icona della constraint che abbiamo appena visto. Qui è comparsa, anche qui è comparsa la stessa constraint, poiché questa sulla sinistra è una lista delle constraints che abbiamo, e ovviamente se io adesso provo a muovere il centro del mio cerchio, posso muoverlo su e giù, ma ovviamente non a destra e a sinistra, perché questa constraint sancisce il fatto che questo punto si troverà per sempre e indissolubilmente sulla nostra asse Y. Ora introduciamo un'altra cosa interessante del software. Come possiamo vedere qui, nel Solver Manager, ci comunica che Under Constrained Sketch with 2 Degrees of Freedom. Questi 2 Degrees of Freedom sono sostanzialmente i due parametri, questo numero, ci dice un po' il numero di parametri che ci manca da dare al nostro elemento geometrico per essere completo. Nel nostro caso sono solamente due, possiamo intuirli anche così. Io posso muovere liberamente la differenza del raggio e muovere liberamente la posizione verticale del centro del cerchio. Quindi quello che facciamo adesso è proprio dare queste due constraint così che il nostro sketch sia completo al 100%. Iniziamo con il raggio. Clicco sulla circonferenza. Vado su Sketch, Constraints, Radius, come abbiamo fatto prima.
questo workshop è un po' ripetitivo, è un po' metti la cera, togli la cera, come su Karate Kid, ma per chi ha le prime armi è importante fare sempre le stesse cose, così che se le infila in testa, anche se può apparire un po' ripetitivo. E diamo un raggio di 2,1 mm, o 2,1 se siete col sistema europeo. 2,1. Diamo ok. E vediamo adesso che qui mi compare la quota 2,1. E se provo a muovere il cerchio, la differenza, il raggio non potrò più scalare le dimensioni del cerchio, perché il raggio gliel'abbiamo dato e siccome l'abbiamo qui tra le constraints, sostanzialmente non ci sono santi, rimarrà qua finché non gli do un'istruzione differente. Cosa interessante, se io clicco qui, doppio clic, se io faccio doppio clic sulla quota, ad esempio qui, posso editare questa dimensione. Se io voglio farlo invece che 2,1, 2,5, gli do ok, lo posso scalare in qualsiasi momento. A noi però serve di 2,1 e quindi ce lo teniamo così. Terzo e ultimo constraint da dare è l'unica cosa che posso ancora fare, cioè muovere su e giù il nostro cerchio. Quindi naturalmente dobbiamo dare una dimensione, una quota, dobbiamo fissare la distanza che c'è tra questo punto e il centro. Come faccio ciò? Nuovamente clicco al centro. Clicco il secondo elemento con cui voglio creare una constraint. Anche qui vi ricordo, senza premere CTRL, senza premere niente, basta premere prima uno e poi l'altro, facendo attenzione di premere appunto gli elementi che ci interessano e non gli altri. Poi vado su Sketch, Sketch Constraints, Constraint Vertical Distance, e gli do una distanza di 14,1. Olè. Perfetto. Anche questa, se cliccassi qui sopra, potrei sempre editarla, però diciamo che abbiamo deciso che ci piace così. E tutto è diventato verde. Questo poiché sostanzialmente non c'è più nulla che possiamo fare. Se io adesso cercassi di dare una nuova distanza, una nuova dimensione, qualsiasi cosa provo a fare, lui sicuramente lui mi darebbe errore. Facciamo un esempio. Se io adesso provo a cliccare questo punto e questo punto e cerco di dargli una distanza orizzontale, lui mi dirà qui che c'è qualcosa che non va. Perché? Perché questa informazione lui già la prende dal fatto che il centro del cerchio è poggiato sull'asse Y. Quindi questo è un tipo di esempio in cui, dando un comando differente rispetto a quello di prima, ho appoggiato il cerchio sulla mia asse, mentre stavolta sto semplicemente dicendo che la distanza tra questo e il centro è zero. Lui ha una ridondanza di informazioni che non vuole. E quindi diciamo cancel, perché ovviamente non la vogliamo questa cosa. Clicchiamo su close e usciremo dallo sketcher e torneremo qui su part design. E diamo il comando che serve a scavare all'interno del volume che abbiamo generato precedentemente. Come facciamo? Un po' come prima, sostanzialmente. Clicchiamo il nostro sketch, andiamo su Part Design, andiamo su Subtractive Features, l'altra volta eravamo andati su Additive Features, e andiamo su Pocket. Olè. Se andiamo su Pocket, vediamo come questa volta non abbiamo un cilindro azzurro che viene generato, bensì un azzurro rosso che viene sottratto. Anche qui abbiamo un menu come prima, dimensione, eccetera, eccetera. A differenza della volta scorsa in cui abbiamo solamente editato la lunghezza, questa volta non editiamo la lunghezza, ma andiamo sul tipo di funzione e andiamo su True All, o attraverso tutto, non so bene com'è nella versione tradotta in italiano, in inglese è through all, in ogni caso è la seconda opzione. Se io clicco through all, il nostro cilindro rosso andrà sostanzialmente a perforare l'intera lunghezza del volume che ho generato. Fatto ciò, dico ok, possiamo vedere il nostro cilindro presenta ora un'insenatura, un
una sottrazione, o meglio, una sottrazione basata su una sezione del cilindro, del cerchio che abbiamo appena disegnato. Ok? Voilà. Adesso, come al solito, cancello, ricancello e rifacciamo da capo. Allora, rifacciamo. Clicco sulla faccia superiore del mio cilindro, clicco su Sketch, così da far sì che lo sketch viene generato in cima al nostro cilindro. Vado su Create a Circle, oppure su Sketch, Sketcher Geometries. Posiziono il mio cerchio, questa volta non sull'asse Y, ma diciamo dove mi pare, perché poi facciamo pratica con le constraints. Clicco l'asse Y, clicco in centro del cerchio, clicco qui Fix a Point into an Object, e adesso compare la mia constraint. Clicco sulla circonferenza, vado su Sketch, Constraints, Radius, cui do un valore di 3.1 mm. Poi clicco sul centro del cerchio, cerco sul centro sull'origine dello spazio, insomma sul cerchio del piano su cui sto lavorando, vado su Sketch, Constraints, Vertical Distance, gli do un valore di 14.1, mi accerto di aver fatto tutto giusto, magari mi sposto un po' trascinando col tasto sinistro le quote che ho messo, è tutto a verde, quindi tutto va bene, clicco su Close, e fin qua ci siamo, vado su Part Design, Subtractive Feature, e gli do Pocket. Nel menu qui do il comando Through All, che, come dicevamo prima, andrà sostanzialmente verso l'infinito. Diciamo OK. Ed ecco qua il nostro cilindro con la nostra insenatura. Ora, siccome a me mi è cacciato già il computer 300 volte dall'inizio di questo workshop, farà una cosa fighissima. Cioè, vado su File, Save As, Desktop, e lo chiamerò Knob Sound Meet. Perfetto. Così, ora vediamo che il nostro file ha un nome. Un'altra cosa interessante che possiamo vedere, già che ci siamo, è che una cosa figa del nostro albero di costruzione è che gli elementi body, pad, pocket, io posso rinominarli come voglio. Nel nostro caso noi abbiamo un modello molto semplice, quindi diciamo che è abbastanza semplice tenere traccia di tutto. Però, ad esempio, se non mi piace, se queste funzioni iniziano a diventare 50, come può succedere, e io voglio ricordarmi che pad corrisponde al cilindro iniziale, io posso cliccare col tasto destro, cliccare su Rename, chiamarlo cilindro base, per esempio, se spingo invio, il mio pad si chiamerà cilindro base. Notate che ovviamente, sebbene io gli abbia dato un altro nome, lui rimane un comando pad, e se lo clicco mi si apre l'edit come prima, però diciamo per navigare all'interno del nostro albero di costruzione può essere utile rinominare i nostri file. Un'altra cosa interessante, no, i nostri file, scusate, le nostre funzioni, i nostri comandi. Un'altra cosa interessante che vediamo per leggere l'albero di costruzione è che possiamo vedere che questo cilindro base ha accanto una freccetta. Questa freccetta contiene lo sketch che lo ha generato. Mi spiego meglio e mostro come funziona. Se io clicco qui, sotto a cilindro, compare lo sketch. Lo sketch, come forse ricorderete, è l'elemento bidimensionale che abbiamo utilizzato all'inizio per generare il nostro cilindro. Anche lo sketch, le funzioni, è editabile. Se io faccio doppio clic qui, per esempio, e cambio il mio raggio da 12,6 a, facciamo,
facciamo 14, e gli dico ok, e gli dico close, tutto il modello si editerà di conseguenza. Difatti, come potete vedere, l'insenatura è molto più grande. Questo perché l'intersezione che c'era prima tra il cilindro principale e il piccolo cilindro che abbiamo sottratto al primo volume, l'intersezione è maggiore e quindi questo buco, diciamo, diventa molto più grande. Questa è una cosa che si rivela molto utile, può rivelarsi molto utile quando modelliamo, soprattutto se ci accorgiamo di fare un errore. Comunque, vabbè, adesso ritorniamo qui, rimettiamo su questo che era, mi sembra, 12,5, ok, close, e tutto quanto torna come prima. Yeah! Ok, andiamo avanti col nostro modello. Come avrete notato, aspettiamo che torniamo un attimo alla nostra knob, le knob hanno una sola insenatura, ne hanno tante, perché in questa maniera andiamo a creare il grip che ci serve per avere un oggetto, insomma, che funziona bene. Per creare un grande numero di queste insenature, ovviamente io potrei tornarmene qui su FreeCAD, fare un altro sketch ma in posizione diversa e scavare, fare un altro sketch e scavare per tutte le volte che ci serve, ma chiaramente questo è uno spreco di tempo assurdo. Quello che facciamo per ripetere il nostro oggetto è utilizziamo una funzione che è un pattern circolare, vale a dire create a polar pattern feature, non circolare ma polare, ovviamente, perché si baserà sull'asse Z del nostro modello. Come facciamo? Clicco su top view, perché insomma ci aiuta in questa operazione. Clicco pocket, che è il comando che ci serve ripetere. Vado su par design, apply a pattern, polar pattern, qui, e guardiamo che questo inizia a darci inizia a ripetere il nostro comando pocket. Qui adesso io non voglio andare troppo in profondità, visto che è un workshop di base, ma qui sostanzialmente i tre comandi principali a dare a questa funzione sono tre. L'asse, sul quale il nostro array ruoterà, l'angolo, che percorrerà l'array, e le occurrences, vale a dire quante volte il nostro pattern, il nostro comando deve essere ripetuto. Nel nostro caso, il nostro pattern va ripetuto 6 volte. Quindi cosa facciamo? O scriviamo qui 7, e guardate un po', questo si moltiplica per 7 volte, oppure possiamo navigare sulle tre freccette, fare 2, 3, 4, 5, 6, 7. Torniamo alla vista superiore, cliccando sempre questo quadratino con questo dadino con la faccia superiore campita, mentre il resto è tutto trasparente. Gli diciamo ok, tac, e come possiamo vedere, se clicchiamo sullo scroll e navighiamo in giro, il nostro cilindro adesso presenta una texture simile a quella che abbiamo visto nell'illustrazione. Perfetto. Ora, io salvo perché c'ho il computer che mi crasha ogni 3 secondi, però questo è il nostro volume. Come al solito, questo comando io me lo cancello, clicco qui sull'albero di costruzione e spingo Canc, e lo ripetiamo insieme, in maniera un po' più scorrevole. Andiamo su Top View, poiché ci facilita l'operazione, andiamo su Pocket, andiamo su Polar Pattern, che troviamo o su Par Design, Pattern, Polar Pattern, oppure se avete l'icona qui nel menu, clicchiamo sull'icona,
clicco, qui do 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, e qui ecco la nostra funzione fatta, voilà, la risalvo, sono in paranoia totale. Perfetto, allora, è già un'ora che il nostro workshop va avanti, quindi faccio una domanda. Vogliamo fare una pausa? Eccomi, ho sentito la pausa chiamata. Esatto, sì, ho chiamato la pausa, perché è un'ora che facciamo il workshop. E... un attimo? Sì, vogliamo fare 5 minuti? Ci vediamo alle 21.05. Allora, ok, tanto lo streaming rimane attivo. Se avete delle domande potete scriverle in chat. Ah, ecco, c'è Filippo. Ok, io non sono riuscito a selezionare due punti per allineare verticalmente. Bene, torniamo allora. Riuscite a vedere il mio schermo sempre, sì? Sì, adesso un Drost Effect con Francesco ripetuto all'infinito, perfetto. Allora, torniamo su FreeCAD. Allora, dunque, quindi torniamo nel comando Pocket, nel comando Sketch. Tu sostanzialmente non sei riuscito a allineare questi due punti, giusto? Aspetta, facciamo così che... Guarda, divido lo schermo in due, che non è una cosa praticissima, però mi sa che non abbiamo altra scelta, anzi manco così riesco a vedere tutto. Comunque dimmi, allora, facciamo così, è qui che hai problemi, giusto? Tu non riesci ad avere, tu non c'hai questo, giusto? Questo non ce l'hai, è questo il tuo problema? Caro Filippo? Lo prenderò come un sì. Allora, per allineare in tempo reale va bene. Allora, comunque sì, vabbè, torniamo sul comando, faccio un po' una ripetizione in generale. Allora, noi dobbiamo mettere questo punto e allinearlo sull'asse Y. Per fare ciò, abbiamo due maniere. Filippo dice esatto, quindi avevi capito. Ok, perfetto, perfetto, hai visto. Allora, abbiamo due maniere. La prima è selezionare quest'asse verticale finché non diventa verde scura. Vediamo, questo diciamo che è una cosa un po' infame da capire, perché quando selezioniamo una cosa diventa verde, l'asse Y è l'unico elemento che è verde, pure se non è selezionato. Quindi tu cosa fai? Vai col cursore finché non diventa giallo, clicchi, e come noti la linea diventa verde un po' più scuro. Una volta fatto ciò, tu non clicchi da nessuna parte, con calma. Ah, un'altra cosa, magari zoom per benino scrollando, così questa operazione è più facile. Clicchi sul centro della circonferenza e anch'essa diventa verde. Vai su Sketcher Constraints e clicchi su Constraint Point on to Object, seconda opzione. Tac. E facendo così, l'allineamento dovrebbe essere completo. Ok? Ora, se ha funzionato questo, da paura. Se non ha funzionato questo, ti mostro un'altra tecnica, perché come abbiamo visto prima, non è che c'è un solo modo per dare un'informazione. Un'altra maniera che possiamo fare per allineare questa linea e questo punto è non di poggiarlo sull'asse, bensì di ridurre questa distanza tra questo punto e questo punto a zero. Quindi come faccio? Analogamente a prima, mi zoom per benino, così mi viene facile. Quando il centro dello spazio diventa giallo, lo clicco, e questo diventa verde, zoom all'indietro, zoom in avanti verso il centro della mia circonferenza, clicco pure questa, così se zoom all'indietro vedo che sia lui sotto che lui sopra sono verde scuro rispetto all'asse Y, che è verde pure lei. E poi cosa faccio? Vado su Sketch, Sketcher Constraints, gli do una Constraint Horizontal Distance,
clicco qua, gli dico 0, perché ovviamente la distanza che dobbiamo avere deve essere 0, gli do ok, e guarda un po', questo mi ritorna verde, perché comunque sia, questa distanza 0 è ovviamente, dire che la distanza tra questo punto e questo punto è 0, è praticamente come dire che questo punto sta su questa linea. Quindi se clicco close, lui mi si dovrebbe, insomma, dovreste aver risolto il problema. È così? Esatto, ha funzionato. Immagino che è sulla cosa di prima. È stato di aiuto questo intervento? Vuoi che lo rivediamo? E aspettiamo un minuto che... Il famoso lag di... Esatto. E nel frattempo farò... Oh, sembra il video Let Forever Be dei Chemical Brothers. Di Chemical Brothers, bellissimo. Esatto. Allora, sono sicuro che poi che Filippo poi ci risponderà. Se vogliamo fare una pausa di qualche minuto... Beh, guarda, facciamo così, rimaniamo sempre sui nostri 5 minuti. Ok. E quindi ora sono le 21.06. In realtà proprio la distanza dal centro. La distanza dal centro? Ah, ok, distanza dal centro. Vabbè, no, facciamo così, ragazzi. Filippo è l'unico che ha questo problema. Facciamo così, io rimango qui altri 5 minuti con Filippo o con chi vuole rimanere ovviamente per approfondire questa cosa, gli altri invece possono andarsi a guardare 5 minuti di partita se vogliono, possono fumarsi una sigaretta, farsi un caffè, quello che gli pare. Io nel frattempo accenderò anche la luce nella mia stanza perché è diventato buio. Tutto buio, quindi un secondo che accendo la luce e poi torno da Filippo per fare il discorso della distanza dal centro, eh? Proprio un secondo cacciando la luce e torno. Eccomi qui, sono ritornato. E Filippo scrive: nel frattempo, in pratica, constraint vertical distance mi dice select exactly one line or up to two points from the sketch. Allora, il problema è che hai selezionato non tutti e due gli elementi, bensì uno solo. Comunque adesso lo vediamo bene. Allora, no? Tu sei qua. Allora, questo è il problema, la distanza da qua. Cancello. Quello che ti succede è che tu clicchi un punto, gli dici vertical distance. Ah, cavolo. Ok, può darsi che a me questa cosa non la faccia, perché devi sapere che io non utilizzo il FreeCAD base, ma utilizzo una versione un po' particolare. Però diciamo, quello che succede a te è che stai selezionando solamente un punto. Quindi quello a cui devi fare attenzione è di cliccare un punto e poi un altro punto, ok? Penso sia questo il tuo problema. Devi fare con attenzione questa cosa qua. Quindi lo ripeto insieme a te. Adesso se io cliccassi solamente questo, vabbè, ok, no, questo non me lo fa. Questo ovviamente no. Qui se io clicco il centro dello spazio, gli do una constraint, lui mi dice giustamente: Non posso fissare un punto che è già l'unico punto fisso che abbiamo nello spazio, chiaramente. Quello che... Guarda, lo provo a farlo... Lo rifaccio. Clicco il centro di questo punto. Zoom qua. Clicco anche questo punto. Clicco questo. E gli dico ok. Quindi capito, ciò che devi fare, molta attenzione... E essere sicuro che selezioni esclusivamente questi due punti, quindi devi essere certo che la tua selezione comprende il punto centrale e il punto, cioè il punto centrale della circonferenza e il punto centrale del piano su cui stiamo lavorando, 1 e 2. Clicco così e lui me lo dà. Forse una cosa che ti succede è questa, cioè che tu clicchi 1, 2 e 3 e poi gli dai il comando.
In questo caso mi dà errore perché io gli ho detto fammi la distanza e mi dice mi servono due punti per fare questa distanza, la circonferenza di troppo, quindi gli do x, poi li faccio vedere un'ultima volta, proprio zoom, clicco il centro della mia circonferenza piccola, metto il cursore vicino al centro dello spazio, clicco il centro dello spazio quando diventa giallo, riscrivo questo, cioè gli ridò vertical distance, gli do 14.10, gli dico ok, e dovrebbe essere andato. Cioè, a me mi è andato, spero anche a Filippo. Sì, ah, ok, ultimo tentativo, sono riuscito, da paura. Perfetto. Ok, allora, non so se gli altri studenti sono... Facciamo se c'è altri... Cavolo, sì, anche questo può essere un problema. Tu hai bisogno di cliccare quando usi questi comandi di distanza, devi sempre dare due punti. E chiaramente una linea è, siccome una linea è un insieme infinito di punti allineati, lui sbrocca, lui non riesce a gestirlo se ti dici di trovare un punto, una distanza tra due punti. Ok? Questi poi magari sono tutti errorini che chiaramente uno fa all'inizio perché non... Come dire, è una questione di interfaccia, devi un attimo acquisire un po' di familiarità con l'interfaccia. Però facciamo così, guarda, aspettiamo altri... Adesso, avevo detto in teoria è 10, facciamo che aspettiamo un quarto e poi riprendiamo, ok? Va bene, dai. A meno che non mi dite in massa, siamo tutti arrivati! Aspettiamo altri 3 minuti. E quindi sì. No, volevo solo scusarmi per tutti i glitch dell'inizio della diretta, ma mi crashava il computer, mannaggia. Pensate che è il bello della diretta. Infatti, il bello della diretta, però in realtà mi fa male al cuore questa cosa, perché sto usando un computer nuovo che dicevo, ah, che bello, perché ho il computer nuovo, andrò come un razzo! E invece, manco a dirlo, è già messo in palla, vabbè. Comunque sì, beh, io comunque sia già una cosa che forse può essere interessante dire così pur parler, anche se non ci sono tutti, è che comunque sia io monto il sistema operativo che sto montando è PopOS, Linux, e niente, ci sta anche pure il sistema operativo, ha un po' dei problemi, se inceppi e cose così. No, non succede frequentemente, suggerisco a tutti di utilizzare sistemi operativi open source. Però a me mi è crashato oggi, ovviamente oggi che sto divulgando questa cosa mi crasha. Vabbè, dai, è figo lo stesso. Aspettiamo qua. Altra cosa, ultimo minuto, un'altra cosa che forse potreste aver notato è che la veste grafica del mio programma forse è diversa dalla vostra. Sì, infatti leggermente voi dovreste avere lo schermo blu, lo sfondo blu e i menu dovrebbero essere chiari. Queste sono impostazioni che potete cambiare andando su Edit Preferences, Display, e così diciamo potete un po' smanettare su tutto. Per esempio, io ho cliccato qua il colore, l'ho mandato da blu. Se adesso io faccio blu e gli dico apply, diventa blu. Se invece lo uso grigio come piace a me, diventa grigio. Ecco qua, mentre invece per questi rami qui, andando sempre su preferenze, andiamo su general, sheet style, io ho darker green. Se voi cliccate qua su questi altri temi vi dovrebbe cambiare, vedi, behave dark è diventato più scuro. Questa è una cosa che spero di non avervi creato confusione con questa cosa qui. Però vabbè, diciamo, chicca estetica, a me piace, diciamo, mi piace anche curare un pochettino questo aspetto, sia per motivi di comodità che per motivi, cioè, diciamo, di ergonomia, come dire, che per motivi di estetica. Quindi, diciamo, se non vi tornava questa cosa, sappiate che smanettando Edit Preferenze potete customizzare la vostra interfaccia visiva.
che non fa mai male. Comunque, scoccano le 21:15 e proporrei di andare avanti. Vi siete presi il caffè, vi siete visti la partita e quindi possiamo tornare a guardare Freecad. Olè. Allora, eccoci qua ritrovati. Riassunto delle puntate precedenti, abbiamo estruso un cilindro, abbiamo sottratto un cilindro più piccolo da questo cilindro e abbiamo ripetuto, seguendo un pattern, questa sottrazione di cilindro più piccolo. Cosa andiamo a fare adesso? Andiamo a fare un altro elemento del nostro, della nostra node, ciò che io chiamo minigonna, vale a dire questo elemento che costituisce la base della node. Diciamo, introduciamo questo elemento dicendo che questi sono degli elementi che spesso si mettono non per una funzionalità, ma perché quando si lavora con uno stampo a iniezione, come quasi tutti i produttori di knob, è necessario che per uscire bene dallo stampo servono delle parti un po' imbutite. Quindi la minigonna in realtà, dal punto di vista ergonomico, non è che serve a nulla. Serve per lo stampista per farla uscire dallo stampo, in linea di massima. Noi però, anche se poi andiamo a stampare in 3D, la facciamo lo stesso. E dunque iniziamo questo procedimento. Iniziamo questo procedimento introducendo una caratteristica interessante dell'interfaccia visiva di FreeCAD, vale a dire la possibilità di rendere trasparenti i nostri elementi. La maniera in cui realizzeremo la nostra minigonna, chiamiamola minigonna sportivamente perché non so come si chiama tecnicamente, o meglio lo so, ma non mi viene in mente. Lo dico io, si chiama skirt, quindi minigonna. Skirt, la minigonna, visto che bravo, anche quando sono sotto pressione improvviso casco in piedi, vabbè. Allora, come facciamo a rigenerare questa minigonna? La minigonna come la facciamo? Andremo a disegnare il profilo della minigonna e poi utilizzeremo un comando per creare da questo sketch bidimensionale un solido di rotazione che costituirà la nostra minigonna. Quindi che succede? Noi praticamente dobbiamo andiamo qua, di fronte al nostro cilindro, disegniamo qui il profilo della nostra minigonna e poi usiamo un revolve, si chiama un comando di rotazione. Ora, disegnare il profilo della nostra minigonna nel momento in cui abbiamo il nostro cilindro bello pieno ovviamente può essere un po' problematico. Quindi la prima cosa che andiamo a fare per effettuare questa operazione è clicchiamo sul nostro body, in questa maniera, navighiamo qui sotto sulle proprietà del nostro body e introduciamo anche questo nuovo menu che è il menu di proprietà di tutto ciò che facciamo. Funziona per tutti sostanzialmente, qualsiasi elemento noi selezioniamo qui sotto dovrebbe, mi sa che ha segnato l'Italia perché c'è il mio vicino che sta urlando, piccola per chi è interessato alla cosa. Clicchiamo su body, clicchiamo su View, che è ciò che dovrebbe essere selezionato di default. Andiamo qui su in fondo al nostro menu e vediamo una serie di cose interessanti. Scusate, ho deselezionato il mio coso. Che è la Shape Color, che di default, come vediamo, è sempre grigetta. E il comando con cui andiamo a interagire adesso, che è la Transparency. Ora, per sport, giusto per farlo vedere, cambio innanzitutto il colore della forma. Diciamo che la facciamo verde. Anzi, no, verde no, perché crea confusione. La facciamo arancione. Tiè. In realtà pure l'arancione crea confusione. Ah! La facciamo grigia scura, un po' più scuretta, giusto per farvi vedere come funziona. Così, diciamo, non cambia quasi niente, se non che abbiamo scoperto che possiamo far diventare... cambiare il colore della nostra forma. Quindi ribadisco, vado su Shape Color, se vogliamo, clicco su questo quadratino, e qui posso cambiare il colore, o attraverso l'RGB, o selezionando queste caselle, o navigando qui nello spettro del colore. Però, vabbè, questo giusto per dirvelo. Ciò che ci interessa veramente è la Transparency. Transparency ora è 0, vale a dire, probabilmente è un canale alfa sostanzialmente. Quindi andiamo su 0,0 vuol dire che il nostro solido è pienamente visibile, e noi gli diamo 50, perché è al 50% che lo vogliamo trasparente. Adesso, come vediamo qui,
il mio cilindro è un po' trasparente. Ok? Adesso questo non si può levare con Ctrl Z, ma come al solito rivediamo insieme. Tutto quanto lo facciamo pian pianino insieme. Tiè, questo me lo rimetto grigio chiaro. Quindi, prima di andare a disegnare il profilo della nostra minigonna, per facilitarci la vita, clicchiamo su Body. Gli cambiamo prima la trasparenza al 50%, o comunque sia, ovviamente, se adesso io commetto 100%, lui mi diventa completamente trasparente. Questo potete farlo in virtù di quello che vi piace di più. Io metto 50, che è mezza via. E poi, così, per sport, mi faccio pure la mia knob un po' più scura, perché sì, perché è figo. Voilà. Perfetto. Spero che anche voi siate qua. E dunque, ripetiamo un po' la solita tiritera, che consiste nel andare sul nostro comando Sketch. Siccome non ho selezionato nessuna faccia, lui torna a chiedermi su quale piano vogliamo disegnare il nostro oggetto. Questa volta non selezioniamo il piano orizzontale, bensì il piano verticale, ZX. Clicco ZX, gli dico ok, ed eccoci qua. Come al solito, lui mi sposta la visuale in maniera perpendicolare rispetto al piano su cui disegno la mia figura bidimensionale. Ora disegniamo la nostra minigonna. Come è fatta la nostra minigonna? È fatta sostanzialmente, è una sorta di poligono. Clicco questo comando, cioè Sketch, Geometries, Polyline, una polilinea. E cosa faccio? Mi faccio una forma tipo questa. Ah. Mi faccio una forma tipo questa. Clicco, potete cliccare dove vi pare. Io clicco qui al centro del mio cilindro, un po' lontano, che è la base della minigonna, poi una linea verticale, una linea così inclinata, una linea orizzontale, e poi che faccio? Chiudo la mia forma spostandomi verso questo punto. Quando il punto diventa giallo, come al solito quando i punti, quando gli elementi del nostro modello diventano gialli e ci clicco sopra, crea in automatico una constraint. In questo caso questo puntino con quattro freccettine che significa coincident, un punto coincidente. E voilà, ho fatto il mio poligono di base. Ora, una cosa interessante che voglio farvi vedere è questa. Come potete vedere qui, c'è una barretta, un'iconcina rossa con una linea verticale. Questa barretta verticale indica il fatto che c'è una constraint che rende questa linea dritta. Ok, vedete la differenza? Questa linea qui, che non ha la lineetta rossa, io posso prendere e spostarla. Questa qui, che invece è la linea dritta, se io mi attacco a un vertice e provo a spostarla, si muove anche tutto ciò a cui questa linea è attaccata. Questo perché? Perché questa linea verticale, questa linea, diciamo, è contrassegnata, diciamo, come perpendicolare all'asse X, ok? Perché è successa questa cosa? Cancello questa linea e vi rimostro un po' il processo. Se io, quando disegno una linea verticale, mi tengo allineato manualmente al punto da cui sono partito, questo vale sia in verticale che in orizzontale, lui, un po' come quando mi trovo in prossimità di un altro punto, tende a darmi una constraint per rendermi la vita più facile. Diciamo, lui, se io mi metto qua, diciamo che c'è un algoritmo che dice: ehi, questo mi sa che vuole fare una linea verticale. E quindi, se io clicco qua, la constraint viene in automatico. Se così non dovesse essere, ricancello la mia linea, cioè se mi trovo in una posizione come quella di prima, in cui appunto la mia linea non è dritta, posso farlo come al solito manualmente. Io clicco la mia linea che voglio diventi verticale, vado su Sketch, Constraints, Constraint Vertically, e guarda un po', lui mi ha affibbiato qui la mia constraint verticale.
Ok, rimane da fare il constraint che chiude la nostra forma. Quindi clicco un punto, clicco un altro punto, e faccio sketch, constraint, coincident, e guarda un po', questo punto qui adesso è coincidente. Adesso, vai, mi sa che ha segnato l'Italia un'altra volta, che il mio vicino sta a urlare come un matto, ma noi continuiamo lo stesso perché siamo dei mega intellettuali. E iniziamo col dare, come questo poligono è fichissimo visivamente, potremmo quasi quasi dire che ci sta, però è chiaro che dobbiamo cercare di essere il meno approssimativi possibili. Come facciamo? Iniziamo piano piano ad attribuire le varie caratteristiche, le varie constraint alla nostra figura. Iniziamo dal dare una lunghezza a questo piccolo segmento. Clicco su questo piccolo segmento, vado su Sketch, Constraints, Vertical Distance, e gli do una vertical distance di 2 mm. Voilà. Poi cosa faccio? Voglio che questo angolo qui, ovviamente l'ho fatto manualmente cercando il più possibile di rimanere a 45 gradi, ma è chiaro che non è veramente a 45 gradi. Quindi utilizzo un altro comando di constraint per rendere questo angolo a 45 gradi. Quindi clicco una linea, clicco una seconda linea, vado su Sketch, Geometry, no, Constraint, scusatemi, mi sbaglio sempre fra questo, Angle, o angolo se in italiano, ovviamente immagino sia, e gli do un angolo di, ovviamente, 45 gradi. Adesso, non so perché me lo fa così lontano, ecco qua, abbiamo tra questi e questi un angolo di 45 gradi, e se io adesso provo a muovermi su, giù, destra, sinistra, posso cambiare questa lunghezza, posso cambiare la posizione dei vertici, ma non ci sono santi. L'angolo tra questo qui e questo qui sarà sempre 45 gradi. Ok? Ora cosa facciamo? Facciamo sì che questa linea sia coincidente con la base della nostra knob. Come faccio a fare ciò? Clicco un vertice, clicco l'asse X, vado su Sketch, Constraints, e gli dico Constraint Point onto Object, come abbiamo fatto prima. Olè. E adesso questi punti qua, per quanto io li possa cliccare e trascinare, non si spostano più da qui. Facciamo adesso un'altra cosa, voglio dire, diciamo al software, la distanza che serve tra il centro della nostra knob e l'angolo più esterno della nostra minigonna. Come faccio? Un po' come prima. Clicco un punto, clicco due punti, vado su Sketch, Constraints, Horizontal Distance, e gli do una distanza di 14. Voilà. Adesso vediamo facciamo un piccolo approfondimento. Adesso io come mi trovo? Mi trovo in una situazione in cui il mio sketch non è verde, è bianco. Perché? Perché lui mi dice che ho ancora due gradi di flessibilità. Vale a dire che la posizione, detta in breve, la posizione di questo punto è una variabile. Cioè io questo posso continuare a muoverlo come mi pare. Potreste chiedervi, ma è proprio necessario che lo sketch sia verde per generare una geometria? La risposta è no. Se io adesso chiudo e utilizzo il comando che poi approfondiremo, cioè revolve, e gli dico ok, lui me lo fa il comando, non c'è problema, lo fa uguale. Non è il fatto che uno sketch sia completo al 100%, non è una condizione necessaria per andare avanti. È però buona norma farlo, perché sostanzialmente nel momento in cui noi
diamo, abbiamo uno sketch completamente chiuso, lui ci dice qui soldi in 0 secondi, vale a dire che lui questo sketch, non so come dirlo in maniera user friendly, lui non ci deve più pensare a questo sketch, cioè lui sa, lui queste cose qui che sono delle variabili non deve più allocare spazio nel processore per pensare che questa è una variabile che potrebbe cambiare in qualsiasi momento, ma si mette via che questo è una variabile, che questa qua è una costante, che appunto lo sketch è completo e che non bisogna pensarci più, detta spicciola. E quindi diciamo che vi invito, diciamo, è buona norma avere sempre degli sketch completamente, insomma, completi, senza variabili, però non è una cosa necessaria. Può capitare talvolta nella vita che noi dobbiamo fare un pezzo di cui non siamo sicuri al 100% che le dimensioni sono queste, quindi vogliamo tenerci la libertà di voler mettere questo più su o più giù, e così, insomma, è. Aggiungo che noi stiamo lavorando su un modello molto semplice, quindi diciamo che anche se sforziamo un po' di più la CPU per gestire delle variabili, comunque sicuramente non abbiamo problemi. E voilà. Questo comando l'abbiamo fatto. Ora, come ogni volta, chiaramente, io Priglio mi cancello tutto e lo rifacciamo assieme con calma. Va bene? E quindi ci ritroviamo allo stadio di prima in cui abbiamo reso il nostro oggetto trasparente. Dunque, ricominciamo. Andiamo su Sketch, Create Sketch. Quando mi chiede, ovviamente questa cosa va fatto preoccupandoci di non aver nulla di selezionato, selezioniamo il piano XZ, gli diamo l'ok e la nostra visuale si mette in posizione parallela rispetto al piano su cui disegniamo. Poi vado su Sketch, Geometries e Polyline, costruisco la mia geometria di base, anche se lui non so perché me dà questo errore, anche prima me l'ha dato, non importa. Clicco qui, sempre appunto cercando il più possibile di cliccare nel momento in cui il software mi suggerisce la constraint automatica, come anche cerco di fermarmi il più possibile allineato con questo punto sotto, così che poi quando andrò a fare la linea verticale lui insomma me la fa senza che l'aggiungiamo, ma diciamo sbaglio volutamente, così ripetiamo anche ciò che abbiamo detto prima. Faccio così, clicco la mia linea, clicco vertical, poi clicco questo vertice, clicco quest'altro vertice e vado su coincident, e così il nostro poligono di base è fatto. Poi cosa faccio? Inizio a quotare il mio disegno. Seleziono questa linea verticale, vado su sketch, constraints, vertical distance, e gli dico 2, e gli do l'ok. Seleziono uno di questi due vertici, seleziono l'asse X, così che ho entrambi verdi, poi vado su sketch, geometries, ah no scusate, constraints, mi confondo sempre, e vado sul secondo, constraint point into object. Qua ci siamo. Clicco il centro dello spazio, l'origine si chiama. Clicco la fine della minigonna. Vado su sketch. Vado su constraints. Vado su horizontal distance. Tac. Lui è di 17, ma a noi serve di 14. Faccio così. Adesso succede che questo diventa un po' tutto strano, ma niente panico, basta trascinare i nostri vertici e ritornerà ad avere una forma simile a come era prima.
clicco questo angolo che vogliamo inclinato a 45 gradi, clicco questa linea qui, o tra parentesi ovviamente qualsiasi linea che sia perfettamente orizzontale, clicco su Sketch, qui ci sono passato sopra nel menu, ma lo facciamo sempre da qui, così siamo sicuri che ce l'abbiamo tutti, Constraint Angle, gli dico 45 gradi, gli dico ok, vado qui, e siamo a posto. Siamo come prima in una situazione in cui praticamente possiamo muovere solamente questi vertici qua. E quindi cosa faccio? Diciamo che per... Ah, una cosa che forse volevo dire prima. C'è un comando che può essere utile per fissare un punto nello spazio che ha il lucchetto. Questo qui. Lock constraints. Che crea entrambi, sia una constraint orizzontale che una constraint verticale per fissare un punto nello spazio. Quindi per prendere due piccioni con una fava, visto che abbiamo due gradi e che sappiamo che è questo il punto che va cambiato, io clicco questo qui, vado su Sketch, vado su Constraints e gli do Lock. E voilà, adesso il nostro Sketch è completo. Ah già, qui ovviamente ho dei numeri stranissimi perché sostanzialmente l'ho mosso manualmente e poi l'ho fissato dove stava. Perché come abbiamo visto prima, questo punto qui basta che si compenetri con la forma da cui poi dobbiamo aggiungere alla nostra minigonna e siamo contenti. Fare quest'ultima operazione è facoltativo, cioè se io piglio questo e me lo cancello e questo mi torna bianco, purché questa parte qui si compenetri con la nostra forma che abbiamo fatto precedentemente, mi va bene. Però piglio e gli ridò la constraint. Voilà. E chiudo. Ok, io sono andato lentamente, spero che tutti voi siate arrivati fin qua, se no magari poi lo vediamo insieme. E adesso è giunto il momento di usare il nostro comando revolve. L'ho fatto vedere prima molto brevemente, adesso lo faccio vedere un po' meglio, soffermandomi un po'. Clicco su Sketch, Par Design, Additive Feature, Revolution, che non scatena una rivoluzione politica, purtroppo, ma soltanto una rivoluzione geometrica. E vediamo un po' che è un comando molto simile a quello che abbiamo usato prima per il Circular Pattern, nel senso che lui vuole un asse all'interno del quale ruotare e poi vuole un angolo, nel nostro caso è 360 gradi perché... a noi serve che la minigonna sia completa. Se noi volessimo farlo più piccolo, tipo 180, guarda un po', avremmo una mezza minigonna, che nel nostro caso non serve, ma chissà, nella vita potrebbe servirvi anche di fare un solido di rotazione ruotato solo di 180 gradi. Cioè che ruota solo di 180 gradi. Ritorno a dirgli 360, ed ecco qua, che se gli dico ok, lui mi ha fatto la mia minigonna. Ok? Fighissimo. Rifacciamo insieme anche questo comando. Lo ricancello, mi seleziono lo sketch, sperando che tutti voi l'abbiate fatto. Vado su o qui, sull'inconcina Revolve, o su Par Design Additive Feature Revolution. Tra l'altro chissà perché non si hanno nomi diversi, questo è un po' un errore. Mo scrivo subito sul forum questa cosa. 360, non tocchiamo niente sostanzialmente, i parametri base che c'è a lui, sia riguardo l'asse che riguardo l'angolo di rotazione, ci piacciono, e quindi dico ok. E adesso abbiamo fatto il nostro comando, quindi voilà, mi ritorno, clicco qui. Ah, un'altra cosa interessante, queste prime icone che abbiamo qua e che abbiamo anche nel view, ci servono praticamente per inquadrare il nostro modello. Se io, una cosa che può succedere, che è tremenda, che può succedere soprattutto se siete dei principianti, è che voi fate wow, questo.
cioè che ruotate la telecamera in una maniera tale per cui il vostro modello non esiste, cioè non lo vedete, ovviamente esiste ma non lo vedete, e quindi è una cosa che può essere talvolta abbastanza fastidiosa. Ovviamente il nostro modello non è scomparso, difatti sta ancora qui, ma per visualizzarlo diamo la vista isometrica, clicchiamo su questa prima icona che si chiama Fits the whole content to the screen, e lui, tac, mi rinquadra perfettamente il nostro modello. Questa è un'altra cosa che appunto è giusto approfondire perché è tremendo. Anche a me è successo una volta di perdermi nello spazio infinito di FreeCAD senza trovare un po' i modelli su cui stavo lavorando. Ok, giusto che siamo in tema di visualizzazioni, osserviamo un po' il risultato di questo modello, cioè di quest'ultima operazione che abbiamo fatto. Come possiamo vedere, la base del nostro solido non è tutta piatta e presenta ancora parte dei comandi che abbiamo fatto precedentemente, cioè tu l'intersezione tra la minigonna e, cioè voi, insomma, l'intersezione tra la minigonna che abbiamo fatto e il cilindro che c'era originariamente, continui a vederla. Questo invece è il... questo qua invece è dato dalla parte interna della minigonna, sostanzialmente. Noi riusciamo a vederle. Questa cosa in realtà non è che ha un'influenza sul nostro volume, perché se noi ci mettiamo di fronte, vediamo che questa è una linea. Il che ci fa capire che questo sostanzialmente è tutto un piano, ok? Solo che lui, matematicamente, quando si genera questi volumi, si mantiene questi contorni. Questa cosa in realtà non ha nessun peso dal punto di vista del modello che sviluppiamo, ok? È completamente... non importa, possiamo tenerla. Cioè, lui rimane piatto e tutti gli step che andremo a fare successivamente sono... rimangono invariati. Se proprio vi fa schifo esteticamente, però, vedere questo piano suddiviso in tre, c'è una cosa che si può fare. Se si va su Revolution e se si va su Data, abbiamo qui un comando che si chiama Refine. Se io vado su Refine, è che di base è dato come falso, ok? Se io da falso gli dico true, vero, in italiano, e poi mi riclicco qua, guardate un po', lui mi ha tolto questa suddivisione del piano. Questo refine serve sostanzialmente, lui cosa fa? Lui ti ricalcola un po' la forma su cui stai lavorando, eliminando informazioni superflue come questa, come questo piano suddiviso in tre, che appunto geometricamente non serve a niente, però lui ovviamente se lo va a creare. Questa cosa qui è un po' come il cambiare colore prima, non è che ci serve, possiamo vivere anche senza, però è bene saperlo, anche perché appunto se i modelli poi acquisiscono una complessità molto più elevata di questo, averci uno spazio che è difficile da selezionare, un piano che è difficile con cui lavorare, può talvolta essere una cosa problematica dal punto di vista proprio dell'esperienza di progettare. E vabbè, chiudiamo un po' questa parentesi e rinquadriamo il nostro modello. Allora, prossimo step. Adesso abbiamo un solido che è completamente pieno, il che... chiaramente se dobbiamo fare una knob è rendere la nostra knob praticamente inutile perché non abbiamo un buco all'interno del quale piazzare il nostro shaft, e non solo, ma ovviamente avere un volume completamente pieno è molto poco economico dal punto di vista proprio di utilizzo del materiale, cioè avere una knob piena al 100% ovviamente è un cattivissimo investimento dal punto di vista economico. Difatti fare ogni knob che avete, se avete mai preso in mano una knob, come immagino, visto che siamo al workshop del Soundmeet, vedrete che le knob sotto sono incavate, altrimenti si sprecherebbe un sacco di plastica. Quello che andiamo a fare, infatti, adesso, è andiamo a scavare praticamente questo solido, così da renderlo un solido vuoto. Ok? Come al solito lo faccio prima io e poi ripetiamo insieme. Adesso che faccio? Nella mia navigazione, vado su Set to Bottom View, voilà, così c'ho il mio, vedo il mio elemento da sotto,
clicco, se avete fatto refine, questo problema non vi si pone. Nel mio caso, devo cliccare una di queste tre facce. Le clicco, facciamo l'intermedia, una a caso, e poi vado ancora su Sketch e Create Sketch. E come al solito, lui mi apre lo sketcher, e se navighiamo con la rotellina, vediamo che il nostro sketch è poggia proprio sulla base inferiore della nostra knob. Torniamo. Ah, un'altra cosa interessante, un comando che avete. No, noi sappiamo che questo sketch si poggia sotto al nostro solido, quindi se facciamo vista da sotto, ritorniamo perpendicolari. Se talvolta ci troviamo su un piano che non è proprio perpendicolare, esiste un comando che è questo qui, che si chiama When in Edit Mode Set the Camera Orientation Perpendicular to the Sketch Plane. Questo comando, indipendentemente da se il vostro piano è dritto, storto, inclinato, lui vi mette perpendicolari. Quindi anche questa è una bella chicca da avere. Fatto ciò, clicco sul mio circolo, lo seleziono da qui perché l'abbiamo già selezionato qualche volta, quindi do per buono che sappiate, l'abbiate già trovato. Clicco qui, ovviamente cliccando quando il mio cerchio, il mio cursore è nel centro e il centro diventa giallo, e poi faccio il mio cerchio che muovo, insomma, dove mi pare. Seleziono poi il cerchio, vado sul raggio, che posso farlo sia da qui, sia che da qui, come abbiamo visto prima. Clicco e gli do questa volta una dimensione di 10.5. Ok, e voilà, questo come prima è solamente un cerchio piazzato al centro, quindi ci sono pochissime cose che possono andare storto. Gli dico close, tac, e lui mi ha generato il mio nuovo sketch. Navigo un po' per facilitare un po' il compito. Vado su Pocket, lo stesso che abbiamo usato prima. Voilà. Come al solito mi si aprirà la mia finestra di dialogo. Lui di base mi dà 5, ma nel nostro caso gli dobbiamo dire che è invece di 4. Olè. E adesso vediamo che abbiamo scavato, abbiamo reso il nostro knob leggermente incavo, e quindi al solito lo facciamo insieme in maniera un po' più spedita. Allora, voilà, ci ritroviamo come prima. Usando la rotellina oppure cliccando Set Bottom View, vado qui. Seleziono uno di questi tre, di queste tre facce, in questa maniera. Vado su Sketch, Create Sketch, vado sul cerchio, clicco cerchio e me lo piazzo qua, mi clicco il mio cerchio, mi clicco il mio raggio, gli do la distanza di 10.5 come abbiamo visto, voilà, gli dico close, mi sposto così avere una visione, insomma, più confortevole possibile. Vado su Pocket, gli dico 4, gli dico ok, e voilà, il nostro incavo inizia a prendere forma. Andiamo un po' più in profondità nel nostro incavo, facendo praticamente la stessa cosa che abbiamo fatto adesso. Quindi mi muovo, vado giù, clicco il sotto su cui abbiamo appena scavato, gli dico ancora sketch, gli dico un altro cerchio, punto al centro, clicco, disegno ancora una volta, poi clicco la mia circonferenza, gli do un raggio, questa volta un po' più piccola, vale a dire 9.5. Eccola qua, diventa verde perché ha tutte le informazioni che si possono dare a un
un cerchio, chiudo, ancora una volta vado su Part Design, Subtractive Pocket, stavolta facciamo un buco un po' più profondo, sempre navigando così, forse per questo una vista così laterale è la migliore, e andiamo a fare una pocket di 8. Clicco qui, vado su 8, gli dico ok, ed eccolo qua. Cosa su questa cosa qui? Se io qui invece che 8 gli dico una distanza maggiore di questa qui, a dire 9, 10, facciamo 20, quindi vedete, qui la mia pocket supera questa faccia qui, lui ovviamente mi fa un buco, cosa che dobbiamo evitare. Quindi mi raccomando di mettere la visione, la profondità che vi ho detto io. Quindi riclicchiamo qui, ricordiamoci che facendo doppio clic sulle nostre funzioni possiamo editarle. Qui gli diciamo 8, gli diciamo ok, e voilà. Come al solito, a costo di essere eccessivamente ridondante, ripetiamo ancora una volta l'operazione, così ce la infiliamo in testa per benino. Clicco qui, il lato scavato precedentemente, sketch, create sketch, cerchio, punto il centro, faccio un cerchio così a occhio, poi seleziono la mia circonferenza, gli do un raggio che è 9.5, voilà, chiudo, faccio un'altra pocket, o tasca, sapete che non so neanche come si chiama in italiano il comando pocket. Ecco qua, 8, e vediamo qui la nostra node. Yes! Ok, perfetto. Siamo felicissimi, abbiamo finalmente reso la nostra node un po' più snella, però sussiste il problema che non abbiamo nulla che ci serve per metterci, insomma, per metterla su uno shaft, a vuoto, quindi se la mettessimo in qualsiasi potenziometro ovviamente non farebbe grip e non potremmo girarlo il nostro potenziometro. E quindi andiamo a estrudere all'interno, qui, al di sotto della nostra knob, una sorta di toro estruso che ci consentirà di grippare su un potenziale potenziometro. Clicco qui sotto, faccio più lentamente che sto un po' correndo. Ci troviamo qui. Clicco sotto. Ovviamente sappiamo che questa parte qui è la parte che abbiamo appena scavato, quindi la clicco. Vado su Sketch, Create Sketch. Come al solito, guardate un po'. Prendo un cerchio, punto il cerchio e ne faccio uno. Punto il cerchio e ne faccio due, visto che figo, stavolta abbiamo fatto due cerchi invece che uno. E poi quotiamo anche questi cerchi, quindi facciamo questo cerchio qui, a cui darò, diciamo che io gli do un raggio di 3 mm. Ricordiamoci che questa dimensione qui in realtà è molto importante, perché questa è la dimensione, questo è l'elemento che di fatto andrà a grippare sul nostro potenziometro, quindi diciamo che nel mondo reale voi cosa dovreste fare? Se avete un potenziometro dovreste prendervi il calibro, guardarvi il datasheet del vostro potenziometro, misurare quanto è grande lo spippolo del potenziometro e regolare questa dimensione di conseguenza. Questo secondo cerchio invece lo facciamo dandogli sostanzialmente 2 mm di spessore rispetto al grip sul potenziometro. Quindi 3, gli diamo 2, facciamo 5 e siamo a posto. Ok. Chiudo, anche perché appunto
lo sketch a verde è completamente costruito e quindi qualsiasi informazione che daremmo sarebbe una ridondanza. Chiudiamo, navighiamo come al solito per avere una vista un po' confortevole per quello che dobbiamo fare e utilizziamo di nuovo il comando estrusione, cioè pad, per estrudere il nostro alloggiamento per il potenziometro. Vado su Part Design, Additive Feature Pad, oppure se l'avete già trovato andate qua e andate su Pad, cliccate e alziamo il nostro pad all'altezza del nostro primo scavo, diciamo, vale a dire 8 mm. Eccolo qui. Adesso abbiamo il nostro knob che potenzialmente funziona. Insomma, questo va. Abbiamo finito? No, perché un elemento... No, cosa è successo? Ok, ups. Fatemi salvare, che ho visto se c'è un glitch. Salvo. Ovviamente adesso in teoria funziona, però è un po' deboluccia questa cosa, perché sebbene se da una parte è uno spreco avere una knob completamente piena di plastica, dall'altra è anche vero che un minimo di supporto serve. Quindi la prossima cosa che andremo a fare è quella di creare una serie di creeremo, diciamo, tre elementi all'interno dell'incavo della nostra knob per dare un minimo di struttura al nostro oggetto. Ok? Prima di iniziare però volevo dirvi una piccola cosa interessante sul comando pad. Noi in questo caso sapevamo che questo era profondo 8 e l'abbiamo estruso poi di 8. Può succedere nel mondo che ovviamente magari non vi ricordate la misura giusta, ma dovete comunque fare due superfici che sono allo stesso livello. Per fare ciò il programma ci offre una scorciatoia. Vale a dire che se noi al posto che type dimension gli diciamo type up to face, qui si apre una finestrella dove inizia a lampeggiare una scritta che dice no face selected. Se io clicco qui e poi gli dico ok, lui praticamente mi farà un'estrusione all'altezza della faccia che ho selezionato, cioè questa e questa, questa e questa e un attimo, questa e qua, le due facce verdi saranno allineate, ok? Però, vabbè, diciamo questa era una cosa figa che volevo dirgli, però manteniamolo così. Non lo fate voi, magari, che potete fare, cioè, insomma, non aggiungiamo troppa complessità. Teniamocelo così, alzato di 8. E non solo, ma lo rifacciamo anche insieme, giusto perché... per essere sicuri che siamo tutti nobody's left behind, come si dice. Allora, clicco la faccia inferiore sulla quale andrò poi a estrudere il mio supporto per lo shaft, clicco sketch, clicco cerchio, punto al centro e me lo disegno, punto al centro e me lo disegno, clicco il nostro cerchio esterno, che come forse ricorderete è di 5, clicco il mio cerchio interno che è di 3 o, lo ribadisco, lo stesso raggio del potenziometro che insomma, state usando per progettare il vostro strumento, chiudo, mi seleziono qui dall'albero di costruzione lo sketch che ho appena fatto, faccio un pad, lo faccio grande 8, e voilà, abbiamo fatto il nostro hosting per il pad.
e quindi andiamo avanti. Come dicevo prima, dobbiamo fare una struttura degli elementi qui, delle travette, non so come, come in tecnicamente si chiamano nervature, per dare un po' di robustezza al nostro elemento. Utilizzeremo praticamente comandi che abbiamo già utilizzato. Quindi cosa faccio? Seleziono o questa superficie o questa superficie, poiché, come abbiamo visto prima, sono esattamente allo stesso livello. Quindi clicco qua. Clicco Sketch e mi si apre lo sketch. Stavolta non facciamo un cerchio, boom, ma facciamo un rettangolo, proprio una cosa rivoluzionaria. Lo clicchiamo qua. E poi iniziamo a quotarlo. Allora, quotiamo innanzitutto la larghezza del nostro triangolo, che dovrà essere di 4. E poi lo pieghiamo al centro del nostro... Lo collochiamo al centro del nostro piano di lavoro. Come faccio? Clicco qua. Un vertice del rettangolo, qualsiasi vertice andrà bene. Clicco il centro, clac. Clicco horizontal distance e scrivo 2, che è praticamente la, ovviamente la metà di questo lato superiore. Adesso ci troviamo in una situazione un po' analoga a quella della minigonna, nel senso che a noi, d'ora in poi, dobbiamo estrudere questo quadrato fino a su, insomma, per dare struttura. Pertanto la dimensione, diciamo, la posizione di questi elementi qua, della base maggiore, della base sopra, della base sotto, insomma, di questo rettangolo, potremmo anche soprassedere, purché siano entrambe all'interno di queste due facce. Diciamo, in pratica, io questa cosa non importa se sta qui o che sta qui, basta che non fuoriesce da questa circonferenza inferiore né da quella superiore. Stesso discorso vale qui. Io questo posso metterlo sia qui che qui, non importa, basta che però rimanga tra questa e questa linea, ok? Però, come dicevamo prima, è sempre meglio quotarle per far sforzare meno il nostro PC. Quindi piglio, la metto dove mi pare, basta che non esco da questo anello. Op, non l'avevo selezionato, questo non importa, basta che sta qua. Poi faccio lo stesso, clicco 1, clicco il centro e stiamo a posto. Scrivo close. A questo punto avremo questo quadrato che poggia su questa superficie. Andiamo su Part Design, Additive Feature, e questo, guardate che succede, me lo fa verso il fuori. Questa cosa ovviamente non ci va bene, e quindi vediamo un altro aspetto del comando pad. Se vogliamo, possiamo swapparlo, possiamo farlo andare esattamente nella direzione opposta rispetto a dove sta andando adesso. Come si fa? Molto semplicemente clicchiamo su Reverse. Se io clicco su Reverse, qui, nei parametri, lui piglia e mi fa il mio rettangolo, me lo estrude nella direzione che voglio io. Diciamo ok, e voilà, ce l'abbiamo. Per quanto riguarda queste superfici fatte un po' così, vige anch'esso la legge che valeva qui. Cioè che lui matematicamente sempre si calcolerà questa intersezione tra piani e quindi me li dividerà. Però a livello geometrico noi sappiamo che comunque non ci cambia niente. Ancora una volta, se sta cosa proprio ci fa schifo, possiamo andare su Data, Refine, True. E voilà, vedete, adesso questo
mi ha ricalcolato tutte queste superfici e sia qui che qui sono dei piani continui. Però anche questo non lo teniamo su falso, perché quello che abbiamo di default, e non volevo mettere, siccome questo è un workshop base, non volevo mettere troppa carne al fuoco. E a proposito di workshop base, rifacciamo tutto da capo, così lo rifacciamo insieme. Allora, ci troviamo qui col nostro node, lo inquadriamo da sotto, selezioniamo o questo, non importa perché sappiamo che sono sullo stesso piano, andiamo su Sketch, siamo ai comandi dello Sketch, lo vediamo da qua sopra, mi faccio un rettangolo, si fa attraverso la diagonale, come abbiamo visto, facciamo un vertice, due vertici, lo quotiamo, dandogli una larghezza di 4 mm, una distanza tra un qualsiasi dei quattro vertici e il centro di 2 mm. Olè. Questi qua li clicchiamo e gli diciamo verticale sia sopra che sotto. Ricordo che appunto potete posizionarli dove vi pare, purché rimangano all'interno dei rispettivi piani, quindi questo qua e questo qua. Vado su Close, come al solito uso la rotellina per navigare un po' meglio e avere una visuale, diciamo, che mi soddisfa, ognuno se la mette come preferisce. Clicchiamo lo Sketch, clicchiamo Pad. Qui la distanza di 10 cm ci va bene, ma clicchiamo su Reverse, così che la nostra estrusione si aggiusta. Diciamo che qua quello che ci serve è che deve arrivare praticamente abbastanza in alto da superare questa linea, ma non troppo in alto da superare questa qua, così si compenetra proprio col nostro volume. Comunque, scrivete 10 e ve lo dovrebbe fare. Ok, fatto. La nostra knob ha la nostra nervatura, il nostro supporto che la rende un po' più forte. Ora però, un solo supporto forse non è abbastanza per renderla, insomma, forte. Vogliamo essere un po' più sicuri. Quindi come facciamo? Forse intuirete da soli che possiamo utilizzare lo stesso comando che abbiamo utilizzato prima per fare la texture attorno alla knob, possiamo utilizzarlo per fare un array polare di questa nervatura. E quindi, questo è forse il comando più semplice del mondo che c'è, scriviamo create polar pattern feature, oppure andiamo qui, par design, pattern, polar pattern, gli diamo tre forme che ci servono e gli diciamo ok. E voilà, adesso la nostra knob ha tre nervature che la rendono, insomma, molto forte. Sto bevendo un sorso d'acqua. Ecco qua. E poi ripetiamo. Voilà. Quindi ci troviamo di nuovo in una posizione in cui abbiamo una sola nervatura e ce ne servono tre. Utilizziamo la vista, la bottom view, la vista dal basso. Clicchiamo il pad, che è... Vai, mi sa che l'Italia è segnata ancora perché il mio vicino sta a impazzire. Quindi immagino di sì. Andiamo su pad 02, polar pattern. No, aspetta, magari il tuo vicino sta guardando il workshop. Ah, giusto. Certo, ma è ovvio, sicuramente è riuscito a fare il polar pattern. È fomentatissimo dal polar pattern che gli è venuto e finalmente la knob che ha sempre voluto comprare può farsela da solo. Esatto, giusto.
Giusto, che scemo a non pensarci. Vediamo. Comunque, voilà. Abbiamo ripetuto la nostra pattern e adesso, voilà. La nostra knob inizia seriamente a prendere forma, anzi, mi verrebbe quasi da dire che abbiamo quasi fatto. Cosa vogliamo aggiungere? Aggiungiamo una cosa fighissima che alcune knob hanno, altre no, ma noi, siccome siamo qui e siamo molto studiosi e desiderosi di imparare, andremo a fare, vale a dire, andremo a scavare un cilindretto qui sotto, lungo una di queste nervature, che può servire eventualmente a far passare dentro una vite e rinforzare, insomma, e fissare meglio il nostro, la nostra knob al nostro potenziometro. Ok? E quindi lo facciamo, vi faccio vedere come. Allora, iniziamo subito. Prendiamo una vista. Vediamo innanzitutto, facciamo una piccola osservazione. Noi abbiamo uno di questi tre elementi che è praticamente perpendicolare all'asse X del nostro piano di lavoro. Quindi cosa faremo? Noi disegneremo un cerchio su questo piano e poi lo estruderemo verso il basso, ok? Come facciamo? Ovviamente, come abbiamo visto finora, io prendo, uso la vista sonometrica, che è forse la migliore per fare questa cosa. Mi assicuro che nessuna faccia del mio progetto è selezionata. Clicco Create a new sketch, al che lui mi chiederà dove mettere il mio sketch, e io mi seleziono quello che è perpendicolare a questa nervatura, vale a dire XZ ancora una volta. Clicco OK, voilà, e mi trovo dentro. E poi, indovinate un po', disegniamo un cerchio. Disegno un cerchio, mi piazzo, come al solito, in prossimità della nostra asse Y finché non se la snappa, e così mi fisso il mio cerchio. E adesso, come prima, praticamente posso muoverla, ma rimarrà sempre ancorata a quest'asse. Poi gli do una dimensione, che facciamo sarà con un raggio di 1.4 millimetri. Ah, ho sbagliato, visto che vi dicevo prima, ho scritto virgola invece che punto. E invece è 1.4, però facendo doppio clic sulla mia quota posso sempre sistemarla. Diciamo che questo 1.4 da cosa deriva? Diciamo, ipotizziamo che ci mettiamo una vite da con un diametro di 3 mm, M3 diciamo, ovviamente in questo caso servirebbe una di quelle viti senza capocchia, che così può andare bella dentro il buco. E siccome, diciamo, ipotizzando di stampare questo oggetto in 3D, lasciamo un piccolo offset di 0,1, così che riusciamo ad avvitarcela dentro a forza, diciamo, così che il materiale metallico della nostra vite si riesca a filettare da solo ed entrare in profondità nel nostro oggetto. Quindi questo l'abbiamo fatto. Ora, l'ultimo cosa da dare è stabilire l'altezza del nostro buco per la vite. Quindi clicco il centro, clicco la base, vado su sketch, constraints, vertical constraints, e la faccio lontana, la faccio alta 4 mm. Voilà. Forse possiamo farla un po' più alta, in realtà. Non mi piace che sia sulla minigonna. Facciamo 7, forse anche di più, facciamo 8, diciamo dovrebbe stare circa a metà. Dai, perfetto, accettabile, 8, quindi poggiata sull'asse verticale, diametro 1.4, distanza dalla base 8. Chiudiamo e poi utilizziamo nuovamente il comando pocket. Anche questa volta, guarda un po',
noi vorremmo che lui scavasse il nostro buco su questa nervatura, però di base lo fa dall'altra parte. Quindi che facciamo? Facciamo reversed, e poi abbiamo anche qui due vie. O gli diamo una lunghezza maggiore del raggio della nostra manopola, oppure possiamo fare dimension through all e lui se ne va all'infinito e quindi farà per forza il nostro buco. Voilà. Perfetto. E ora, come possiamo vedere, abbiamo qua un buco attraverso il quale possiamo infilare una vite che può servire a agganciare per bene il nostro potenziometro. Voilà. E adesso, come al solito, ripeto pian pianino per tutti quanti. Allora, ci troviamo qui. Abbiamo appena fatto il nostro polar pattern per fare le nervature del nostro potenziometro. Non clicchiamo nulla, clicchiamo sketch, clicchiamo XZ, che è l'asse perpendicolare a dove vogliamo poi fare la nostra sottrazione, clicchiamo OK, ci troviamo qui, andiamo a disegnare come al solito il nostro cerchio, clicchiamo qua, clicchiamo qua, abbiamo il nostro cerchio piazzato sulla linea verticale, a questo cerchio diamo un raggio che è 1.4 mm. Eccolo qui. Clicchiamo il centro, clicchiamo l'origine del piano, gli diamo una distanza verticale di 8 mm, così che il nostro sketch sarà fully constrained. Chiudiamo. Close. E usiamo il nostro comando pocket. Aspetta, mi metto inquadro bene. Seleziono sketch, seleziono pocket, faccio un reverse così me lo fa della direzione che voglio io, al posto che dimensione gli do un true all, così siamo sicuri che va giù fino in fondo. Ok, e eccocelo qua. Il nostro potenziometro è praticamente giunto alla fine. Però manca una cosa abbastanza importante. Cosa manca? In cima, generalmente, i potenziometri, insomma, è buona norma che abbiano un puntatore, così che l'utente sappia dov'è che il potenziometro sta puntando. E quindi faremo un ultimo sketch e un ultimo pocket, finalizzato proprio a raggiungere questo obiettivo, cioè a incidere, tra virgolette, una grafica all'interno del, insomma, in cima al nostro potenziometro, ok? In questo caso faremo una grafica che è praticamente, insomma, questo è ovviamente al 100% arbitrario, però faremo, visto che ci piacciono tanto, dei cerchi. Allora, clicchiamo in cima al nostro al nostro knob, visto che è qui che dobbiamo andare a fare il nostro, la nostra grafica. Facciamo create new sketch e poi ci disegniamo tre cerchi. Uno grande, facciamo, uno piccolo e poi ne facciamo uno piccolissimo che sarà praticamente il nostro puntatore. Ribadisco, noi il puntatore possiamo farlo, potremmo anche disegnare un triangolino, cioè ovviamente possiamo fare quello che ci pare, però diciamo che siccome sto in fissa con i cerchi, faremo cerchi. No, perché è una cosa molto comune in realtà nel knob per i cerchi. Andiamo avanti.
e quotiamo i nostri elementi. Diamo a questo cerchio interno un diametro di un raggio di 8,5. Diamo a questo esterno un diametro di 9,5. Diciamo che lo spessore della nostra linea sarà di 1 mm. Poi diamo un raggio di 0,75 a questo cerchio, così che il diametro sarà, diciamo, di 1,5 mm. Poi lo andiamo a piazzare qui a metà. Possiamo anche farla a occhio, 11,07, sia sì, un numero strano, ma vabbè. Per questa cosa, ribadisco, questa è una cosa prettamente estetica, diciamo, quindi funzionerà lo stesso il nostro nodo. Chiudiamo. Eccoci qua. Selezioniamo il nostro sketch. Utilizziamo un comando pocket e gli diamo una profondità, diciamo, di 1 mm. E poi gli diamo l'ok. E voilà. Abbiamo fatto anche un puntatore che indica, diciamo, l'orientamento della nostra node. E quindi, che si fa? Si ripete, così ve lo mettete bene in testa. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cliccato la faccia superiore della nostra node, creato un nuovo sketch, disegnato due cerchi preoccupandoci del fatto di, insomma, di agganciare sempre il centro, l'origine dello spazio. Il terzo cerchio invece, quello piccolino, si aggancerà all'asse verticale. Fin qui spero ci siate. Clicco il cerchio interno e gli diamo la dimensione di 8,5 mm, una dimensione esterna di 9,5 mm, questo puntatore lo faremo di una dimensione di 0,75, 1,5 mm di diametro. Poi lo piazziamo al centro, più o meno, e poi gli diamo la distanza dall'origine così che lo sketch è completo. Ok. Mostro qua bene tutte le quote. 9,5, 8,5, 11,02 e 0,75 di diametro. Ribadendo comunque che, insomma, se non siete precisissimi, qui non importa. Chiudiamo. Clicchiamo il nostro sketch. Clicchiamo su Pocket. Andiamo a scavare giù di 1 mm. Diciamo anche qua, io utilizzo 1 mm. Se ci mettiamo di fronte, la storia è un po' sempre questa. Io di 1 mm perché mi sembra un rilievo buono, possiamo andare in realtà giù di quanto ci pare, purché non superiamo questa linea qui, altrimenti se io vado giù, 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 poi questo mi fa un buco, mi fa una cosa che non voglio. E quindi se ci teniamo su 1 mm, sicuramente andiamo bene. E ok. Voilà. E questo sostanzialmente è la fine del nostro tutorial. Almeno per quanto riguarda l'azione. Perché quello che volevo vedere adesso insieme a voi è più o meno cosa farci con questo modello. FreeCAD, tra le tantissime cose fiche che ha, tra cui quelle che abbiamo visto ovviamente, ha anche la possibilità di esportare i modelli in formato STL.
Non so se siete pratici con la stampa 3D, ma l'STL sta per stereolitografia ed è sostanzialmente il formato che si usa per la fabbricazione additiva, quindi la stampa 3D, detta in soldoni. Come facciamo a esportare il nostro file in un formato che può piacere alla stampa 3D? Clicchiamo, abbiamo due maniere, clicchiamo il nostro body, che sapete che vi dico, quasi quasi gli diamo un nuovo nome, lo chiameremo knob, eccolo qui, forte, si mantiene sempre il nome body. Questa è la prima volta che uso questa distribuzione perché l'ho aggiornato tipo ieri. Giusto per dare un po' più di rischi al successo di questo workshop, oltre al computer che crasha. E niente, clicchiamo su Knob, e ovviamente quando lo selezioniamo, sarà tutto verde. Andiamo su File, Export, mo io me ne vado sul desktop, come posizione, gli do il nome del file, lui automaticamente mi dà il nome del file su cui sto lavorando. E possiamo anche esportare in AMF, che è un nuovo formato fatto apposta per la additive manufacturing, come dice il nome, però diciamo che il più diffuso sicuramente è STL per fare queste cose qua. Clicchiamo su STL, clicchiamo su Save, ovviamente, e voilà. Dovremmo aver generato il nostro modello. Vogliamo fare una prova? Sì, facciamola. Andiamo giù. Mi apro uno slicer, che come forse qualcuno di voi saprà, lo slicer è un software che serve per tramutare i modelli 3D in, come si dice, in G-code per la stampante 3D. Utilizzeremo Prusa Slicer. Oh, anche questa è la prima volta che lo apro. Ok, qui facciamo, vabbè, no, non voglio entrare nei dettagli della stampa 3D, però vabbè, diamo per buona che abbiamo una Creality Ender 3, anzi facciamo i fichi fichi, va, siamo la Prusa originale. Voilà, abbiamo la nostra stampante Prusa. Cosa faccio? Aggiungo il mio modello 3D, me ne vado sul desktop, abbiamo qui knobsoundmeetbody.stl e guardate un po', la nostra knob è qua pronta per essere stampata. Facciamo una prova ancora più precisa. Me la posiziono a testa in giù, così da evitare che qui la macchina debba fare dei supporti, mentre ovviamente il solco qui di 1 mm e di 0,75 di raggio sarà gestibilissima anche se non c'ha nessun supporto a sostenerla. Vabbè, stiamo entrando in un altro campo. Facciamola bella piena, la facciamo 30%, proprio, boom. Supporti nessuno, brim nessuno nemmeno, perché se no è un oggetto talmente piccolo che poi ce lo distrugge. Slice now e voilà! Adesso possiamo vedere che lo slicer, nel nostro caso Prusa Slicer, è stato in grado di utilizzare il modello che abbiamo esportato da FreeCAD per generare del G-code. Andiamo lì, vediamo qua, le varie sezioni, c'è il buco per la vitarella che vogliamo mettere e così va. Andiamo ancora più avanti, esportiamo il G-code giusto per vedere se ci dà altri errori. Andiamo nel desktop, salviamo, apriamo la cartella e voilà, body, G-code. Perfetto, e quindi sostanzialmente la parte operativa del nostro workshop è conclusa. Sarebbe fighissimo se potessimo vederci dal vivo e provare proprio a stampare un oggetto, però purtroppo c'è una pandemia globale che miete migliaia di vittime, quindi almeno per ora
non si può fare. Volevo però mostrarvi, farvi un accenno di cosa farci con questo modello STL. Noi abbiamo utilizzato lo slicer come sistema per farvi vedere che sostanzialmente è una prova, per mostrare che i modelli che abbiamo generato con FreeCAD sono corretti per essere stampati in 3D. Però volevo mostrarvi in maniera un po' più approfondita delle altre possibilità che abbiamo con questi modelli. Quindi workshop è finito, abbiamo il nostro file STL, la stampa 3D, sostanzialmente quello che facciamo con il G-code che abbiamo prodotto con Prusa Slicer è sostanzialmente lo infiliamo in una stampante 3D e come possiamo vedere da queste fotografie lei ci dà fuori la nostra knob. Ora, come si accede a una stampante 3D? Ovviamente se siete appassionati, avete la disponibilità di comprarvi una stampante 3D, magari ce l'avete a casa. Però, per fortuna, anche per chi non ha una stampante 3D, esistono altre maniere per accedere a questa tecnologia. La prima, ovviamente, sono i Fab Lab. Cosa sono i Fab Lab? Forse dico una cosa un po' ovvia, ma i Fab Lab sono delle infrastrutture disseminate un po' in tutto il territorio. Diciamo che i Fab Lab conta migliaia di laboratori in tutto il mondo, quindi virtualmente possiamo dire che virtualmente chiunque ha accesso a un Fab Lab se vive in una città, ma non solo. E niente, quindi diciamo che una cosa che potete fare con questo STL che abbiamo generato è bussare alla porta di un Fab Lab e chiedere allo staff se vi aiuta. Tra l'altro, vabbè, il Summit è di base a Torino e a Torino c'è un Fab Lab molto bello dove tra l'altro una volta al mese si riunisce un gruppo di gente molto in gamba che si chiama Torino Audio Hack Lab. Non so se qualcuno di voi lo conosce, ma insomma, per chi di voi è a Torino come il Soundmeet, invito tutti quanti magari ad andare a dare un'occhiata. Confermo, li conosciamo. Esatto, c'è cioè, gente. Io in realtà penso non li ho mai visti di persona, ma ci siamo scritti via mail, però appunto. Soundmeet di Torino, mi pareva giusto citarlo. Giochiamo in casa. Cosa? Giochiamo in casa. Esatto, per questo ve l'ho detto. Comunque, se proprio non vi va di andare a un Fab Lab, esistono anche altri servizi che potete utilizzare. Ci sono servizi online, io ne ho citati due che sono i più famosi, non voglio fare pubblicità a nessuno, figuriamoci, qui siamo a celebrare l'open source, quindi figurarsi se vi va a fare pubblicità a qualcuno, però esistono servizi come 3D Hubs o come Shapeways, dove voi potete caricare il vostro file online e ovviamente dopo aver pagato la cifra che serve per fare questo servizio, vi arriva a casa l'oggetto che avete modellato. Ultima cosa che mi sento veramente di dire è che oggi noi abbiamo fatto questo workshop in maniera assolutamente gratuita, come gratuito è il software che abbiamo utilizzato, FreeCAD, perché ovviamente io penso che sia assolutamente sacrosanto e giusto che questi strumenti non siano privilegio di pochi, ma disponibili a tutti, e per questo usiamo FreeCAD e non Fusion 360 o altri software proprietari che hanno costi piuttosto proibitivi, soprattutto se non siete dei professionisti, però invito tutti quanti ad andare sul sito di FreeCAD e di fare una piccola donazione per sostenere un po' il progetto. E Francesco dovrebbe aver condiviso il link su varie piattaforme, quindi diciamo che vi invito tutti quanti caldamente a supportare gli sviluppatori di queste applicazioni facendo delle piccole o grandi donazioni. Potete grandi, da paura, fate le grandi o piccole se potete farle piccole, però insomma è importante contribuire in qualche maniera per rendere in vita il progetto. Oltre anche invito tutti quanti a visitare i forum, visitare tutte queste iniziative open source hanno sempre un forte riscontro, è molto divertente far parte della comunità. E niente, detto ciò, io il mio workshop l'ho finito, non ho guardato che ore sono. Mi è finito anche un po' in anticipo, sono le 10:30. Se qualcuno ha delle domande... Domande, commenti... Ah già, concludiamo con una grande chicca, cioè che volendo tutto... io spero che ho cercato di andare più piano possibile, ripeto sempre più volte le cose, cercando di essere più chiaro possibile, ma di questo tutorial, di questo progetto che abbiamo fatto insieme, c'è anche un video tutorial che magari tra qualche giorno possiamo condividere con tutti quanti.
Sì, poi magari possiamo anche condividere questo di questa sera, così chi l'ha seguito si ritrova un po' in quello che è successo. Sì, sì, diciamo. Ci sono delle domande? Domande, commenti? Siete tutti scappati a guardare la partita. Non ho lasciato cose aperto. Esatto. Vito ci ringrazia. Grazie, ma figura, grazie a voi ragazzi, è un piacerissimo fare, condividere queste cose. Una, forse dai, Davide. Spara Davide. Spara anche se ci vorrà un po' prima che non la vediamo, però te spara. Metti uno sfondo meno psichedelico, se no sì. Sì, allora, sai che faccio? Smetto di condividere lo schermo proprio, mi sa, tanto. Ecco qua. Allora facciamo così, guarda. Anche se devo dire che a me piaceva lo sfondo psichedelico. Vabbè. Ci mettiamo un po' di sintetizzatori di sfondo. Ok, lui dice, ma se io alla fine... Suspense. Infatti. Infatti, scrivetele tutto in un blocco. Dovrebbe rimanerci anche nel Se alla video. Fine volessi alzare di 20 mm il knob, si può fare. Lo vediamo insieme. Allora, facciamo che noi inizialmente... Ok, vedete il mio schermo, sì? No, lo devi condividere. Te pare, non ne faccio una giusta, oh. Ok, facciamo entire screen, allow. Mi vedete? Cioè, vedete il mio Arriva. schermo? Ma dovrebbe ripartire il trippone, eccolo qua, infatti. Allora, ora dovreste vedere il mio knob. Ora, io tutto quello che ho fatto, torniamo qui al nostro albero di costruzione. Tutto ciò che ho fatto posso sempre editarlo. Se io adesso ho il mio cilindro base, che avevamo addirittura rinominato, così da poterlo ritrovare senza difficoltà, io che non lo voglio più di 15, lo voglio di 17, che porta pure sfiga. Voilà, lui mi diventa di 17. L'unica cosa è che, ovviamente, questo gap che prima era di poco è diventato maggiore, quindi poi piano piano tocca riaggiustarsi tutto il modello per venire incontro a questa nuova dimensione che abbiamo. Aggiungo che in realtà noi abbiamo fatto un workshop molto basico in cui non sono andato a esplorare tutti i parametri, ma quando noi disegniamo uno sketch, quando noi facciamo qualsiasi comando, esistono delle maniere per creare dei concatenamenti molto più solidi tra le varie features, così che se io per esempio mi alzo questa cosa, poi tutto quanto si ricalibra su questa alzata qua. Però dal momento che questo workshop era abbastanza basilare, non volevo mettervi troppa carne al fuoco. Però per rispondere alla domanda, sì, si può alzare, come abbiamo appena fatto, sì, si può alzare. Soddisfatto della mia risposta? Si sbialla tutto. Anche Francesco Napoleoni ci ringrazia per il workshop, mentre invece Davide dice: allora forse ho saltato un passaggio. Perché si sbiella tutto? Questa è una cosa, allora, questa è una cosa che purtroppo è una cosa che un po' si impara anche con l'esperienza, nel senso che i software parametrici come FreeCAD, potete ancora vedere il mio schermo o ho smesso? Sì. Ok, i software parametrici, come appena menzionato, vivono un po' di concatenamenti. Che vuol dire? Che tu sostanzialmente devi stare sempre attento a quando fai i comandi. Questo workshop l'ho fatto apposta per far sì che tutti i comandi che mettiamo difficilmente entrano in conflitto o ci danno risultati sbagliati. Quindi sì, mi sa che tu hai sbagliato qualcosina, probabilmente hai messo qualche piano, devi aver fatto qualche sketch e di averlo messo sul piano sbagliato. Questa è la cosa numero uno che si può fare. Però sì, diciamo che appunto FreeCAD è un software che ci consente di viaggiare nel tempo, però come ci insegna Futurama bisogna stare un po' attenti quando si viaggia nel tempo, perché se viaggi nel tempo nella maniera sbagliata va a finire che metti incinta tua nonna e diventi il tuo stesso trisnonno o puoi fare un sacco di danni. Questo è complicato. E quindi capito, diciamo che
il motivo per cui ti si sbrindella tutto è perché sicuramente hai sì, devi aver fatto qualche uno dei concatenamenti che abbiamo portato avanti nei confronti di diciamo nel corso della nostra modellazione, tu devi aver fatto qualcosa di tra virgolette troppo fragile e che quindi L'abbiamo perso. ha portato dei danni. Se volete, per esempio, guarda, vi faccio una cosa che sicuramente fatemi salvare perché non sia mai mi crasha un'altra volta. Però, per esempio, Polar Pattern è una delle cose più pericolose perché, ad esempio, se io ho il mio Polar Pattern, faccio 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vado avanti finché non c'è un'auto-intersezione e gli dico ok, vedrete che mo' ha fatto no, non ha fatto danni, ok, da paura, applauso agli sviluppatori perché hanno fatto una cosa veramente col botto, però questa, giocare troppo con il Polar Pattern è una tipica cosa che ti distrugge tutto il modello. Vabbè, però wow, fantastico. Vedi, questa è una cosa bella di software open source che non sai mai bene, a meno che non stai proprio sintonizzato sempre su quello che fanno, non sai mai cosa che correggono. Però per dire, vabbè, diciamo, questa cosa è talmente sempre. Ma che hai fatto, Davide, per distruggere il modello? Oh, non sono riuscito a distruggerlo almeno così. Però vabbè, diciamo, long story short. Quello che è successo a Davide è che appunto deve aver fatto qualche concatenamento strano, per cui Abbiamo una domanda da Ilio, proprio sulla stampa. spara. In base alla tua esperienza, quale filamento da stampa è più adatto per stampare un nod? Allora, in realtà non penso esista una risposta univoca a questa cosa. Dipende, diciamo che probabilmente dipende, diciamo che io spesso lavoro con aspetta che smetto di condividere lo schermo. Anzi, no, che dico? Lo condivido perché voglio farvi vedere delle immagini, Lo magari. riaccendo qui io quando vuoi andare. Ok, vai. Sto condividendo ancora, mi sa. Sì, lo vuoi? Domando. Sì, magari. Dipende moltissimo da quello che vogliamo fare. Mi spiego meglio. Io solitamente uso la stampante. Io utilizzo, in realtà sono molto rozzo in questo, utilizzo la maggior parte delle volte sul PLA, che è diciamo, la plastica più economica che c'è, però anche la più ecologica. Quindi, siccome io do molto valore a questa cosa, sono disposto a sacrificare la finitura della knob a favore per l'ecologia, per esempio. Diciamo che il PLA è anche abbastanza forte. Probabilmente un buonissimo rapporto prezzo-qualità è l'ABS, perché l'ABS, dando per buono che tu usi una stampante 3D come quella che ho io, cioè quella a filamento, è probabilmente il materiale più resistente, più performante dal punto di vista proprio della resistenza. Il PLA è un materiale che col tempo tende a usurarsi e, sebbene io in realtà non ho mai avuto problemi, ho anche oggetti che ho fatto anche 7 anni fa in PLA e comunque reggono, diciamo che il PLA c'ha un po' il difetto che non è troppo forte rispetto agli stress. Quindi, per rispondere alla tua domanda, probabilmente l'ABS, se vuoi iniziare a stampare dei knob, è il materiale migliore da utilizzare. Aggiungo però che se vuoi invece avere un materiale con una buonissima finitura, puoi utilizzare un'altra tecnica di stampa 3D che si chiama SLA e che praticamente è ciò che dà il nome al formato stereolitography, e c'è un altro tipo di stampante che funziona in maniera opposta rispetto a quella che abbiamo utilizzato nell'esempio che ho fatto io. Cioè, la stampante SLA come funziona? C'è un bagno di resina termoplastica, si chiama, cioè che si indurisce con la temperatura, al contrario del PLA e dell'ABS che si squagliano col caldo. E come funziona? C'è un bagno di questa plastica, e la stampante usa dei raggi ultravioletti per solidificare il nostro volume fettina dopo se fettina. Ok? Difatti, in queste stampanti, non so se si intuisce, aspetta, vado su YouTube, forse si vede meglio. Cerchiamo un video in cui si dimostra SLA.
3D printer, vediamo un po' se c'è una dimostrazione. Aspetta, vediamo se c'è uno di quei video. Ecco qua. Aspetta, ecco qui vedete praticamente come funziona, vedete che c'è questo bagno, ecco qua, e lui fetta dopo fetta fa questo coso e praticamente questa tecnica ha una finitura molto migliore, ritorno, rispetto alla stampante SLA. Scusate, alla stampante FFF, che è quella tipo della Prusa che abbiamo visto, però c'ha due problemi. Primo, che ovviamente costa molto di più, secondo, che i materiali sono molto tossici, quindi per chi, diciamo, esistono anche delle stampanti a buon mercato SLA, però devi mettere in conto che oltre alla stampante devi comprarti un sistema di ventilazione, metterti sempre la maschera, insomma, tutti gli accorgimenti che occorre prendere quando si lavora con materiali tossici. È lenta come non si sa cosa, cioè della serie con la stampante a filamento, una knob come questa riesci a cavartela con pure 2 orette, 1 ora e mezza, dipende anche lì da che dettaglio vuoi raggiungere, mentre con una stampante SLA, anche per fare un leggetto come così piccolo, ti tocca aspettare almeno 4 ore per fare un oggetto piccolo, che talvolta uno non vuole aspettare tutto questo tempo. Quindi diciamo che sì, diciamo, risposta breve, usa ABS perché costa poco ed è molto robusto, altrimenti esplora altre tecniche. Ah, tra l'altro, i servizi che ho visto, che ho mostrato, Shapeways e come si chiama l'altro, 3D Hubs hanno anche, tra i loro servizi fanno anche la stampa SLA, quindi diciamo che se ti consiglierei così, proprio su due piedi, piuttosto che comprarti una stampante, le volte in cui ti serve una stampa SLA alta definizione, paga qualcuno per farla e buonanotte al secchio. Quindi io faccio così, però ovviamente ognuno può scegliere la via che vuole. Mi sembra che non ci Altre siano domande? domande. Commenti? Aspetta, c'era una cosa che volevo dire prima, ma me la sono scordata. Pace, vabbè, mi tornerò in mente. Niente di importante. In Niente di importante. La nob l'abbiamo fatta, quindi il mio lavoro l'ho fatto. Vabbè. E siamo a posto. mente. Ah, forse c'è una domanda. No, Cosa c'è ce l'hai Ingrid già? Ce l'hai già la che domanda o c'hai già la stampante? dice che non lo sapremo mai. No, aspetta, 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 non ci risponde. Forse l'ABS. Giusto, lui era. Eh sì. Vabbè, Sì, è. do tre Ti risposte. faccio una domanda nel frattempo, Vai, perché spara. non sono esperto di stampa 3D, la stampante Aglio. Mi è capitato per esempio a Maker Faire di vedere oggetti stampati in 3D, no? E sono sempre un pochino ruvidi, un pochino scalettati, quindi diciamo non puoi farci un, o comunque a quel livello lì non puoi fare un knob che assomiglia a un knob di quelli commerciali fatti per iniezione, no? No, cioè, o meglio sì, ma devi usare una stampante SLA. Con una stampante SLA riesci ad aggiungere dettagli che sono praticamente uguali a non dico uguale perché comunque sia un minimo di riflesso ce l'avrai sempre, però diciamo paragonabili a una stampante così. Per Diciamo il che va resto sì, bene. diciamo per il resto sì, diciamo che anche qua entra nel soggettivo. Io, per esempio, devo dire, vi posso raccontare una storia. La prima volta che ho avuto una commessa è stato per fare un controller, vabbè, con dei giroscopi, e quindi avevo fatto questa stampa in 3D di questa specie di joystick, e poi ho utilizzato la via più violenta che c'è per allisciare una stampa 3D. Vale a dire, una stampa 3D fatta anche con le stampanti FFF a filamento, e tu puoi prendere una resina, spennellarla con questa resina. La resina ovviamente va a coprire tutta la texture, e poi con la santa pazienza te la carteggi con una carta
con una carta, con una carta vetrata super densa, cioè tipo 800, cioè una cosa proprio... anche il PETG, bravo, bravo, esatto. Anche il PETG ha una finitura migliore, potenzialmente. Però per dire, se volete proprio avere una cosa liscia, potete prendere una stampa in 3D. Esistono dei prodotti, delle Desini bicomponenti che spennellate sopra il vostro oggetto, e poi con la carta vetrata e olio di gomito ve la carteggiate tutta finché stucca e carteggia non diventa proprio come uscita da un... Poi la verniciate, ovviamente, e vi diventa... Poi rimane liscia. E rimane liscia. C'è da dire che in quell'episodio l'artista che mi aveva commissionato questa cosa poi l'ha vista e ha fatto: ma come? Ma dov'è la texture? Io la volevo con le striscette, perché hai cancellato le striscette? E da quel momento non mi sono mai più imbarcato in una cosa di questo tipo. Vabbè, questo per dire che sì, ovvio, tu non puoi, diciamo che quando si progetta un oggetto in generale, bisogna sempre tener conto della tecnologia che si utilizza. Io se andate sul sito che è chiocciusoilconte.eu potete vedere i miei oggetti e noterete che io cerco sempre di fare oggetti basati su solidi di rotazione. O come dire, dialogare un po' con questa texture, capito che intendo? Io quello che consiglio a tutti è che se volete ottenere la stessa qualità di una stampa a iniezione, è ovvio che è un'impresa molto complicata, per cui dovete usare una stampante SLA o insomma tecniche dispendiose. Il consiglio che do a tutti quanti è cercate di dialogare con questa finitura piuttosto che cercare di far finta Nasconderlo. che non ci fosse, esatto, capito? Quindi qui entriamo in un discorso che è proprio di design dell'oggetto che vogliamo fare. Io anche ho fatto delle knobs, ma le ho fatte anch'esse praticamente in una maniera tale per cui la finitura, diciamo la texture, sembra un po' come se fosse ferro satinato, capito? Cerco sempre di dialogarci con questo aspetto. E in generale, insomma, è sempre una buona regola del design quella di dialogare con la tecnologia che si usa proprio per produrre l'oggetto. Capito? Quindi non c'è una risposta semplice a questo tipo di domande C'è un po' di esperienza, un po' di in realtà. Eh sì, diciamo sì, però... tentativi, insomma. Esatto. Quindi diciamo che le cose sono due, o quando si usa tecnologia, o te la sudi carteggiando così da arrivare allo stesso livello di una stampa a iniezione, oppure usa una stampa a iniezione, insomma. Complimenti per il sito, sei sarcastico o no, dici veramente? No, secondo me è serio, secondo me è serio. Ok. E vabbè, Io vedo il comunque, sito di insomma. Nicolò perché è molto interessante, ci sono i suoi lavori che io ho visto già anche tempo addietro, quando ci siamo conosciuti, sono molto, molto, molto ben fatti, insomma, viene proprio voglia di metterci le mani, iniziare a modellare, provare a fare delle cose. Vai, poi comunque cerco anche... Boh, vabbè, non sembra che mi voglio fare pubblicità, ma se seguite tipo i miei... C'ho tipo tutti i profili sui social network, posto sempre i work in progress di quello che faccio. Diciamo che la mia strategia di comunicazione è quella di averci il sito, che è tutto pulitino, e poi se vai su Instagram c'è tutti i work in progress, le cose, eccetera, eccetera. E non solo, ma se siete interessati ho fatto anche dei tutorial su KiCad, su tutte le... All'inizio della presentazione ho menzionato anche KiCad, Inkscape, e ho fatto anche dei tutorial su quelli. Anche se, a essere sincero, questi tutorial li ho fatti un po' di anni fa ormai, e quindi non sono sicurissimo che siano Guarda, allora proprio up to facciamo date. così, rilancio questa proposta. Per rinnovare i tuoi tutorial faremo degli altri workshop Vai, se con volete, i io... sound, magari su, anzi, magari seguirà una mail per voi che avete seguito il corso, il workshop, così faccio una piccola indagine per vedere magari se ci sono dei punti di vostro interesse che possiamo andare a coprire con dei workshop, perché no? Sì, ha voglia, fantastico. Guarda, niente, se c'è interesse per me, ti dico condividere, dico a tutti, non solo a te. Per me l'idea di, siccome appunto questa cosa di insegnare software open source è una cosa che considero una sorta di forma di attivismo, quindi sono sempre felicissimo e contentissimo di partecipare a questo tipo di iniziative. Ah, già, una cosa figa che volevo dire, ecco cosa volevo dire. È Visto che arrivata. stanno arrivando... Per chi vuole vedere dal vivo uno strumento su cui ho lavorato negli ultimi mesi, al Festival della Chigiana a Siena, che non so se qualcuno ha modo di andarci, se ci va, suonerà
suonerà uno strumento che si chiama Knurl, che non l'ho ancora messo sul sito, ma che è una sorta di violoncello a 360 gradi e che ha praticamente fatto con tutte le tecniche che abbiamo visto. Quindi chi ha i soldi per andare a vedersi il Festival della Chigiana si può vedere dal vivo anche il violoncello a 360 gradi. Se no, sui social network comunque posto foto, posto roba, insomma. Cerco di essere più, di divulgare il più possibile quello che faccio. Bene. Davide Romboli dice bravo. Ottimo. Vai, grazie, 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 grazie mille. Devo dire che il workshop è stato molto partecipato, nonostante la partita comunque c'è stata una bella platea anche a te. Anche il vicino che appunto urlava ogni volta che gli veniva... Secondo me perché ha fatto... Esatto, ma magari ha anche provato a fare la no più alta e gli è risultato tutto perfetto, quello deve essere stato l'urlo numero 3. Ha evitato l'altezza della nobbia. Oh ragazzi, si è fatta una certa e infatti. Non so più se c'è il coprifuoco o meno, ma... tanto stanno tutti a casa. Non lo so nemmeno io, perché tanto non è che faccio tutta sta vita sociale. Uguale, anch'io. Infatti, quindi non mi cambia niente, quasi niente. Se c'è il coprifuoco. Esatto. Per cui se non ci sono altre domande, io vi ricordo che poi magari il video lo pubblicheremo sui nostri canali social e sui canali di Nicolò. E scusa, no? Ah, forse non c'è coprifuoco, dice. Ah, no, non c'è il coprifuoco. Vabbè. Vi invito a seguire il canale YouTube del SoundMeet, perché oltre ai workshop ci sono anche video che stiamo producendo in questo periodo di recensione di strumenti, libri. Attenzione, perché ci sono delle chicche molto interessanti che Ilio tra l'altro sa, perché ne abbiamo parlato. E poi ci sono tutte le novità del Summit, che quest'anno sarà a novembre 13-14. Pandemia permettendo, noi stiamo lavorando sodo per organizzare un rientro in società dell'evento, al quale ovviamente siete poi tutti invitati. E chi lo sa che magari non ci infiliamo anche un workshop di Nicolò, visto che gli spazi saranno più grandi. Sperando che, no, perché in realtà in questi workshop, vabbè, adesso l'ho fatto online. In realtà è divertente, se avessimo avuto una stampante 3D avremmo potuto proprio vedere, mettere un po' le mani in pasta, che ovviamente è la cosa più divertente. Finale. Certo. E chi lo sa, magari una volta ce la faremo, insomma. Ah, infatti. Va bene, Nick, io ti ringrazio tantissimo, poi ci aggiorneremo strada facendo, e saluto tutti, e grazie per aver partecipato a questo workshop, che è stato il primo online, quindi... Direi che è andata tutto bene, secondo me, insomma. Beh, sì, a parte il mio computer che ha crashato 200 volte all'inizio. No, ci stava. Ah, infatti. Va bene. Allora, grazie a tutti, ragazzi. Ciao a tutti.